Festeggia il nuovo anno con il cenone di San Silvestro, firmato Belsito Hotel Le Due Torri, 0825 67 0001. Pochi giorni per rendere magici i prossimi 3 anni. Fino al 6 gennaio, classe A e classe B con 3 anni di RC Auto inclusi. Scopri l'offerta. Concessionaria ufficiale di vendita DAG Auto Mercedes-Benz. Via Primo Maggio 33 Mano Calzati. Uscita autostradale Avellino Est. Buonasera. Buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Ciao. Sono io Stefano. Ciao, Domenico. Sì. Ciao, Alessio. Domenico. Ci ringraziamo. Abbiamo anche da dire che ci sta aggiungendo. Poi abbiamo un gruppo nutrito di tifosi da... Ciao, buonasera. Tutto bene? Tommassaro, Pasquadino Magliaro, e poi abbiamo tanti tifosi che sono venuti a seguirti dal vivo. Ciao. Buonasera e ben ritrovati con il consueto appuntamento del lunedì sera con Contatto Sport. Avellino sconfitto purtroppo a Bari 2-1, per la terza volta i lupi vanno in vantaggio ma non riescono a portare a casa il bottino pieno. Parleremo di questo, di tanto altro, naturalmente è la settimana che ci porta al derby della vigilia di Natale, ne parleremo come sempre con i nostri ospiti in studio, con voi tifosi da casa, ma prima mini spot. Pochi giorni per rendere magici i prossimi 3 anni. Fino al 6 gennaio, classe A e classe B con 3 anni di RC Auto inclusi. Scopri l'offerta. Buonasera e ben ritrovati con questa nuova puntata di Contatto Sport. Come detto, si respira già ovviamente clima da derby in vista del match di sabato al Partenio Lombardi. Ovviamente però analizzeremo anche la sconfitta di sabato al San Nicola di Bari, ci soffermeremo anche su quanto accaduto soprattutto nella settimana scorsa con il deferimento a carico dell'Avellino del presidente Taccone di 7 calciatori biancoverdi, molti di questi ex, tra questi però c'è anche Gigi Castaldo, dopo un approfondito speciale che vi abbiamo regalato nella giornata di venerdì. Ovviamente ci soffermeremo anche questa sera su questo aspetto, soprattutto per fare chiarezza nei confronti di voi tifosi. Ma come detto, come sempre, abbiamo presentato i nostri ospiti attraverso i nostri approfondimenti, attraverso i nostri canali social. Sapete benissimo chi c'è questa sera con noi in studio.
studio, però conosciamolo meglio attraverso questa scheda. Appena 20 anni, ma una carriera già segnata da grandi soddisfazioni e legittime attese per un vero e proprio talento del calcio italiano. Benvenuto a Daniele Verde, attaccante classe 96, nato a Napoli e che muove i primi passi proprio nel capoluogo di regione con l'associazione San Domenico Sport Club. Passa poi al Pigna Calcio, società di pianura, ed è lì che inizia la favola di Daniele. Viene notato prima dalla Juventus, ma salta il provino a Torino a causa di un'abbondante nevicata. Ed allora ecco che Bruno Conti ne approfitta e con un contratto da 18.000 euro lo lega alla Roma. Con i giallorossi fa tutta la trafila del settore giovanile fino a diventare il capocannoniere della formazione primavera. Vincenzo Montella, allenatore dei giovanissimi, da terzino sinistro lo trasforma in ala destra e a volte fantasista. Ma è Rudy Garcia, allora allenatore della Roma, ad aggregarlo alla prima squadra. È il 17 gennaio del 2015 che arriva il debutto in Serie A, con Verde che al 75esimo va a prendere il posto di Turbe nella sfida contro il Palermo. A soli 18 anni tanta personalità, ed allora Garcia l'8 febbraio lo inserisce nell'11 di partenza contro il Cagliari. Daniele risponde presente e firma la vittoria giallorossa per 2-1 con due assist, uno di questi straordinario sul gol di Ljajic. Il 19 febbraio arriva anche il debutto in Europa League contro il Feyenoord, alla fine totalizzerà 10 presenze tra campionato e coppa con la Roma. I giallorossi però per farlo maturare decidono lo scorso anno di darlo in prestito a Frosinone, ma con i ciociari colleziona appena 6 presenze. E così a gennaio di quest'anno la Roma lo indirizza a Pescara in Serie B, 7 presenze ed un solo gol in campionato con gli abruzzesi, ma un gol importante contro la Salernitana e che permette al Pescara di agguantare il 2-2. Verde trascina il Pescara soprattutto ai play-off realizzando una strepitosa doppietta nella vittoriosa semifinale contro il Novara terminata sul 4-2. In estate arriva la firma con l'Avellino, un talento pazzesco, un giocatore di gran classe e dall'animo buono, con Gesù sempre nel suo cuore e nelle sue dediche. E il capocannoniere dei Lupi con 4 gol. A Roma già pregustano un suo ritorno, chissà, forse per prendere il posto di una leggenda come Totti. Di certo, fino a giugno ce lo gustiamo noi e mamma Patrizia, che nel rione Traiano a Napoli è sempre pronta ad esultare ad ogni gol dell'Avellino. Il capocannoniere dei Lupi, buonasera a Daniele Verde. Con Daniele naturalmente parleremo degli aspetti strettamente legati al campo, anche con gli altri ospiti, però con il secondo ospite che vi presento, l'avvocato Innocenzo Massaro. Buonasera, buonasera, avvocato. Buonasera a tutti. Naturalmente con lei andremo ad affrontare i temi oltre il rettangolo di gioco. Abbiamo già avuto il piacere di ascoltarlo nel corso dello speciale di venerdì sera, a caldo, subito dopo quello che è successo per la bufera calcio scommesse, e ci siamo avvalsi questa sera anche dell'aiuto di un altro collega per parlare appunto sia del campo sia di quello che è successo fuori dal campo. Ben ritrovato a Pasqualino Magliaro. Buonasera a tutti. Però questa sera abbiamo un parterre davvero nutrito e numeroso, perché come detto si respira questo clima da derby, è inevitabile che sia così, perché appunto sabato c'è questa sfida al Partenio Lombardi contro la Salernitana, e questa sera come detto abbiamo davvero un nutrito gruppo di tifosi provenienti dal Vallo Lauro Baglianese, per la precisione da Sperone, ed è l'associazione Amici di Peppone. Eccoli qui, li vediamo tutti inquadrati, poi ovviamente ci soffermeremo anche su questa associazione. Vediamo inquadrato Stefano De Gennaro, che è il papà appunto di Peppone, un giovane irpino prematuramente scomparso lo scorso febbraio. Ci soffermeremo come detto sull'associazione e ci soffermeremo soprattutto sull'essere tifosi dell'Avellino, perché vedo dei sorrisi già, ovviamente su uno
sono tutti tifosissimi del Lupo, lo era anche Peppone. Ovviamente spazio dopo a tutti i ragazzi, al papà di Peppone per raccontare questa, questa storia e, come detto, per respirare soprattutto il clima da derby. Assolutamente, ci sarà tempo più avanti per continuare a respirare questo clima derby, derby che sappiamo arriva in un giorno particolare come la vigilia di Natale, però dobbiamo doverosamente fare prima un passo indietro per andare a rivedere quello che è successo allo stadio San Nicola di Bari. L'Avellino non si sblocca in trasferta e nonostante l'emergenza totale in casa Bari esce sconfitto dal San Nicola in rimonta per 2-1. Un KO sfortunato per gli Erpini che nel finale sfiorano il pareggio con un grande Castaldo, ma resta tanto amaro in bocca per un blitz possibile ma sfumato anche per tanti dei meriti degli Erpini. Novellino non stravolge a 7 uomini inserendo il solo Perrotta sulla fascia sinistra. È il Bari però ad affacciarsi in avanti sempre sugli sviluppi di calci d'angolo, come al terzo quando il tiro di Furlan viene ribattuto. Al sesto è la volta di Fedato che in girata manda la palla in out. Risponde l'Avellino al tredicesimo con il sinistro di Verde bloccato senza problemi da Micai. Ancora un calcio d'angolo di Brienza al diciottesimo sul quale si avventa Fedato di testa, Fratali respinge e nega il gol. L'Avellino si affaccia in avanti con la punizione di Verde che Gidai non raccoglie. I pugliesi ancora insidiosi su corner al 34esimo quando il cross di Brienza viene respinto in corner da Gonzales, bravo, nell'anticipo su Tonucci. E così l'Avellino nel primo minuto di recupero al 46esimo piazza il colpo. Verde con un cross delizioso e imbecca Castaldo che di testa in anticipo firma lo 0-1. Bella l'azione e bello il gol di Castaldo che urla la sua gioia mista a liberazione sotto il settore ospiti. È il preludio per il possibile colpo, ma nella ripresa il Bari entra con maggiore cattiveria e al sesto trova subito il pareggio. Fedele con un gran destro dalla distanza uccella l'immobile Frattali che non abbozza nemmeno la parata. 1-1 è tutto da rifare. Il Bari è rinvigorito, entra anche De Luca che subito crossa al centro. Romizzi di testa non impensierisce Frattali. Fedele ci riprova dalla distanza, tiro rimpallato. Ma l'Avellino ha una reazione al 24esimo sul cross di Gonzales. Crecco di testa si vede respingere il gol dell'1-2 dall'ottimo Micai. Due minuti dopo è la volta di Maniero in aria, Frattali blocca, ma l'occasione più nitida è dell'Avellino al 32esimo in contropiede con Camara che lancia Verde, diagonale in aria insidioso e super Micai che devia in maniera provvidenziale. Si disperano i lupi anche perché due minuti dopo arriva il colpo del KO. Sul corner di Brienza la difesa erpina respinge come può, Fedele raccoglie e indisturbato realizza il 2-1. Una doccia gelata per l'Avellino, Bari cinico e spietato, ma gli erpini non si arrendono, specie Castaldo che al 91esimo disintegra la traversa con un tiro straordinario. Anche la sfortuna si accanisce sull'Avellino, viene allontanato dal terreno di gioco Novellino. Il Bari fallisce nell'ultima azione, il 3-1, ma conquista tre punti fondamentali, penalizzando non poco l'Avellino. Il tempo di recriminare però è già esaurito, sabato arriva la Salernitana al Partenio Lombardi, per un derby che sa tanto di spareggio salvezza. Queste dunque le immagini della sconfitta dei lupi al San Nicola di Bari. Daniele Verde protagonista in occasione della rete di Gigi Castaldo, rete che purtroppo, Daniele, non è valsa questa volta per portare i tre punti. Lo abbiamo detto, la cura Novellino sta funzionando almeno dal punto di vista del gioco, però per la terza partita consecutiva l'Avellino va in vantaggio e porta a casa meno di quanto dovrebbe. Perché la squadra c'è e si vede, lo vediamo tutti che ci siamo tutti in campo. Io credo, mi mangio le parole perché credo sia più la sfortuna che ci perseguita in questo momento. Sappiamo che abbiamo fatto tre partite le quali non meritavamo assolutamente un punto, quindi riazzereremo tutto sicuramente prima di sabato,
perché lo sapete voi meglio di me che è una partita a parte del campionato, quindi già da ieri noi respiriamo un'aria diversa. Assolutamente, dovrà essere necessariamente così in questi giorni, però Daniele dobbiamo gioco forza analizzare anche questa partita, più in generale questo ciclo con l'avvento di Novellino. Io ti sono estremamente sincero, la sensazione che ho avuto da studio, non al San Nicola dove per noi c'era appunto Leonardo D'Avenia, è stata quella di un Avellino entrato in campo troppo timido, troppo impacciato. Volevo personalmente, da tifoso dell'Avellino, vedere una squadra più aggressiva, soprattutto nel primo tempo, per cercare di approfittarne di un Bari che era rimaneggiato ovviamente per le squalifiche e gli infortuni. Invece ci siamo adeguati un po' ai ritmi bassi imposti dal Bari nel primo tempo, poi nel secondo tempo ci sono state più occasioni da una parte e dall'altra, però poi, come sottolineavi stesso tu, un po' la sfortuna, un po' anche qualche nostra ingenuità, c'è stata questa rimonta da parte del Bari. Appunto, è questo che volevo dire. Quello che dico io, è che ho detto anche ai giornalisti dopo la partita col Benevento, personalmente credo sia più un fatto mentale dopo alcuni minuti del secondo tempo, che facciamo i primi 50 minuti alla grande e dopo caliamo un po' mentalmente, credo io, quindi c'è molto da lavorare qui, perché se non fosse così io credo che giocheremo tutti in Champions League. Cioè, correggimi se non è così, perché facciamo 50 minuti al top come una squadra da vertice di classifica. Allora ti dico di subito, c'è qualche scoria ancora della gestione toscana? No, assolutamente, è un fatto che appena segniamo ci arretriamo. No, non è quello, è proprio un fatto mentale. Anche se non dovessimo segnare, facciamo una grandissima partita nella prima parte, poi c'è un calo mentale, credo io, perché fisico stiamo più che bene, quindi c'è molto da lavorare, ma lo stiamo facendo. Problema mentale che è stato evidenziato anche dallo stesso Walter Novellino nel post match, più avanti lo andremo ad ascoltare. Avvocato, naturalmente lei è qui stasera anche in veste di tifoso dell'Avellino, parlando del nuovo tecnico dei Lupi, una cura che stiamo dicendo purtroppo sta funzionando a metà. Sì, allora, per quanto di mia competenza, perché ho seguito l'Avellino negli anni della Serie A da tifoso, non esprimo mai giudizi tecnici, però seguendo l'Avellino in queste ultime partite ho notato che c'è più gioco, una impostazione di gioco molto più tecnica rispetto alla precedente gestione toscano. Vedo che c'è un minor distacco, una minore divergenza tra centrocampo e attacco. Finalmente ho visto un cross, quello di Verde, che ha portato al gol poi Castaldo, che è un cross da Serie A, da Serie A, e quindi mi auguro che questo sia un incentivo poi per sbloccarsi mentalmente, come dice Daniele, e riprendere di gran lena il campionato, perché in questo momento abbiamo bisogno di punti. Poi l'avvocato ha detto una cosa interessantissima: finalmente un cross, cosa da non sottovalutare. Sì, hanno vantato tanto Verde per il gol su punizione, con un Benevento bellissimo, ma penso che quel cross abbia qualcosa di balistico che è davvero eccezionale, fuori dal comune. Un cross di sinistro con la palla che arriva di rimbalzo preciso, Castaldo ci ha dovuto mettere solo la testa, forse anche un altro attaccante, ma se metteva la testa era gol, perché la potenza gliela dava già col cross. Detto questo, penso che riguardo alla cura Novellino, ogni partita ha la sua storia. Con il Benevento c'è stato il calo, ma il Benevento è una delle squadre che nel più forte, più in gamba in questo momento del campionato, quindi avrebbe messo lo stesso sotto l'Avellino, anche se non ci sarebbe stata una flessione dal punto di vista mentale o fisico. Negli ultimi 15 minuti il Benevento sta facendo le sue fortune in questo campionato di Serie B, è una squadra davvero in forma. Per quanto riguarda invece la partita di domenica, peccato, perché ci sono state
due disattenzioni, che sono quelle di non accorciare sul tiratore fuori area. Questo Domenico ha detto delle scorie dalla gestione toscana, sono cose che si vedevano effettivamente con Toscano e qualcosa forse rimane ancora, anche magari qualche sovrapposizione dei calciatori sulle fasce con un paio di tempi in meno, sono cose che si notano ancora. Lì si doveva accorciare, non è stato un caso perché anche nel primo tempo l'esterno del Bari fuori area ha tirato due volte e ci è andata bene. Fedele l'ha presa due volte, invece purtroppo il Bari ha vinto questa partita. Ecco. Io me la gioco subito la domanda per Daniele Verde, perché abbiamo visto un Daniele Verde che al primo gol con la maglia dell'Avellino subito è andato ad abbracciare mister Toscano. Al primo gol con l'avvento di Novellino sulla panchina è andato ad abbracciare mister Novellino. Io però ti sono estremamente sincero, Daniele, ho avuto la sensazione che Toscano non abbia mai creduto al 100% in Daniele Verde, del resto si è stato utilizzato col contagocce nella prima parte della stagione. Un Novellino invece che già nelle interviste ti chiama per nome, sei l'unico calciatore, e che crede fortissimamente in te. C'è questa differenza anche nella gestione di Daniele Verde tra i due allenatori? No, guarda, ti fermo subito, a parte che non faccio appello sugli allenatori, ti posso dire che in qualunque squadra giocherò, qualunque allenatore incontrerò, lo andrò sempre a ringraziare, perché è un lavoro questo che facciamo, e lui magari è il capo e mi ha dato questa chance, come la penso io, ogni partita che andiamo ad affrontare, come se un collega che non fa questo sport ma un altro lavoro, va a ringraziare al suo principale dell'opportunità che gli sta offrendo. Quindi io ogni partita lo farò, magari solo la prima, per ricordare tutte le altre che mi farà giocare. Qualsiasi sia l'allenatore, io lo farò sempre. Non è che era Toscano, Novellino, sarà un altro. Per me non c'è nessuna differenza. A proposito delle scelte dell'allenatore, le scelte di Novellino, stiamo parlando del cross vincente di Daniele Verde per il gol di Castaldo, e anche in questo io ci vedo, adesso chiedo a Daniele, i meriti di Novellino, perché nel corso del primo tempo ha invertito le fasce Verde e Belloni, ecco perché quindi Daniele Verde poi si è trovato sulla fascia sinistra per poter mettere quel pallone in mezzo. Nel secondo tempo poi addirittura abbiamo visto un Daniele Verde, dimmi se sbaglio, giocare dietro la punta. Sì, dietro la punta. Sì, ma non nascondiamo che abbiamo un allenatore di grandissima esperienza, lo conosciamo tutti, non nascondiamo niente. Quindi mi può far solo bene ciò che mi consiglia, e vado ad affrontare il suo consiglio molto serenamente e consapevole di fare qualcosa di buono, perché detto da lui sarà sicuramente una cosa buona. Novellino, ha trovato il tuo ruolo ideale sulla fascia io, destra? Ma io sono nato esterno, il mio ruolo base è l'esterno, che poi mi piace anche giocare trequartista, ma a me piace molto l'esterno perché mi piace guardare l'avversario negli occhi prima di puntarlo, quindi da trequartista magari è un 50-50, a volte prendo palla girata, però non c'è nessuna differenza, assolutamente. Per rientrare e esatto. Fare magari il gol col Benevento, magari. Tra l'altro nella scheda dicevamo è stato Montella sì, assolutamente. A trasformarti esatto. da esterno destro, sì. Perché inizialmente eri addirittura un terzino. Sì, io facevo il terzino, ma ero molto piccolo quando ho fatto il terzino, quindi il primo giorno di provino, diciamo così, a Roma, lui subito, senza nemmeno un minuto terzino, subito esterno, mi ha provato e da lì ho cominciato il mio percorso esterno. Avvocato, lei annuiva ovviamente da tifoso, poi entreremo anche per quanto riguarda i suoi argomenti e professionali. Da tifoso annuiva alla considerazione che facevo di Daniele Verde, la differenza tra Toscano e Novellino, anche perché
Io non dimentico i fischi, le critiche che ci sono state nei confronti dell'ex tecnico biancoverde proprio sull'utilizzo, sul mancato utilizzo di Daniele Verde. Sì, mi pare che Daniele abbia giocato poco con Toscano, mentre nelle ultime tre partite abbiamo avuto tre diademi che avete anche ricordato voi di Daniele, la punizione, il tiro da fuori area e ieri il cross. Quindi se queste sono le premesse, facciamo giocare Daniele Verde ogni sabato, ogni partita, in modo che possa dare diciamo uno sprint in più alla fase offensiva del gioco. Anche perché lei è un grande estimatore di Daniele. Io sono un grande estimatore, perché poi tra l'altro è l'unico giocatore dell'Avellino con cui posso farmi un selfie senza avere problemi particolari di altezza, quindi anche questo è un motivo in più per la simpatia. E poi ho visto dalla maglia che lui alza quando segna, ci sta questa bella scritta Gesù ti amo, che sì, io apprezzo molto. Grazie. E condivido. Grazie. Ne parleremo sicuramente più avanti. Spunti di discussione come sempre ci arrivano dalle dichiarazioni post match dei protagonisti, quindi andiamo ad ascoltare la voce di mister Novellino e di Gigi Castaldo. Dovevamo e potevamo portare qualche punto importante a casa, perché non meritavamo assolutamente di perdere. Abbiamo fatto una buona partita, però è un periodo che ci gira male, quindi adesso dobbiamo solo cercare e continuare a lavorare. Solo col lavoro possiamo eliminare ancora quei piccoli difetti che abbiamo, perché se passi in vantaggio devi portare la partita al termine. Anche se giocavamo contro una squadra forte, poi comunque abbiamo avuto anche occasioni per pareggiarla, o per sfortuna o per altro non ci siamo riusciti. Quindi adesso abbiamo queste due partite e dobbiamo cercare di mettere quanti più punti possibili nella nostra classifica. In tre partite credo meritiamo almeno 7 punti. Ne abbiamo portati solamente uno e questo ci fa capire che il calcio a volte è crudele, però noi dobbiamo lavorare perché, ripeto, se continuiamo su queste prestazioni i punti arriveranno. Dico che noi dobbiamo migliorare un po' un attimino anche mentalmente, perché questa è una squadra che oggi onestamente non meritava di perdere, è una squadra che secondo me deve migliorare a livello anche di transizione della palla, sia in fase positiva che negativa. Dispiace perché loro hanno pianto che mancavano tutti, invece alla fine hanno giocato tutti quelli che... La cosa che mi dà forza è che questa squadra non è, oggi è stato protagonista in campo, però dobbiamo migliorare nella fase anche delle palle inattive, dove si deve uscire prima e ci siamo un po' arretrati. È chiaro che so cosa manca e so dove devo migliorare. Mi dispiace molto per voi e anche per il pubblico, però l'Avellino oggi non meritava di perdere assolutamente. Questo però ci deve dare qualcosa, un po' di autostima in più, ma sono convinto, ecco, che giocando in questa maniera noi ci salviamo sicuramente. E questa è la dichiarazione importante, forte, di mister Novellino. Tra l'altro Pasqualino parlava a Novellino anche di autostima. Al di là delle dichiarazioni post gara, però io ti sono estremamente sincero, la cosa che maggiormente mi ha sorpreso è stata la scelta di Novellino prima del match, ovvero quella di riconfermare, diciamo, 10 undicesimi della formazione del derby col Benevento, fatta eccezione appunto dell'inserimento di Perrotta, che noi in settimana tutti quanti ci eravamo sbilanciati parlando di un Camarà al posto di Castaldo, ed invece la dimostrazione che l'allenatore in questo caso ha avuto ragione, perché Castaldo poi si è rivelato davvero l'uomo in più di questo Avellino nella sfida contro il Bari, e ha voluto dare delle certezze alla squadra e a determinati calciatori.
Sì, sicuramente. Castaldo non si discute. Castaldo è un giocatore che, se sta bene, fa la differenza in Serie B e quindi giocherebbe sempre, penso, in diverse squadre di Serie B. Avevamo pensato all'utilizzo di Camarà insieme a Belluni e Verde, quindi quasi un cambio modulo. Forse il mister l'aveva provato per inserirlo magari in un secondo tempo, se le cose non fossero andate come sperava. Camarà, a mio avviso, poteva essere una pedina vincente anche contro il Benevento nel secondo tempo. Un giocatore che mi piace molto, Mokulu, però non diede quello che poteva dare. Forse il ragazzo avrebbe potuto dare maggiore profondità. Novellino cerca profondità e quindi lo avevo anche provato in allenamento. Per il resto la squadra, come abbiamo detto anche all'inizio, risponde sicuramente alle direttive del mister. Il mister ha dato questa sentenza, sicuramente ci salveremo, perché probabilmente vede i miglioramenti nella squadra allenamento dopo allenamento, e questo sicuramente è una cosa buona per i tifosi. C'è da dire che Novellino, come penso la piazza, aspetti dei rinforzi a gennaio. Questo non si può dire che non se ne potrà fare a meno. Sicuramente, però, quello che stiamo dicendo da settimane, non ci culliamo sul fatto che a gennaio arriveranno i rinforzi, perché ci sono ancora delle partite. Un conto punti, è arrivare sì. A gennaio con un determinato numero di punti, un conto certo, è arrivare certo. Diversamente. Chiedo a Manuele, alla regia, prima di andare in pubblicità, di andare a prendere l'occasione di Daniele Verde nel secondo tempo sul filtrante di Camarà, che si conferma ancora una volta un giocatore in grado nei minuti finali di poter spaccare in due le difese avversarie, l'ha confermato anche a Bari, in modo che abbiamo la fortuna di avere qui Daniele Verde, la rivede anche lui questa occasione e ce la commenta e ci spiega anche se c'è un errore suo o c'è una grande parata di Mikai. Eccola qui, vediamo. Camarà che mette palla dentro, Verde che arriva, prova ad incrociare con il sinistro. Daniele. No, sono rimasto sbalordito anche io, perché non mi aspettavo una parata del genere, sono sincero, al punto che sono andato vicino e sono andato a fargli i complimenti a Mikai, ma sicuramente non ero arrivato lucido al 100% sul pallone, quello è scontato, eravamo al 67esimo, non ricordo. Sei anche sfortunato perché la volta scorsa Cragno fece una parata su un tiro tuo, la sinistra aperta. Tipo Cragno, due portieri fortissimi, sì, esatto. Apro e chiudo, portieri veramente di grandissima carriera, credo. Hai cercato di piazzarla. Arrivare... Sì, perché un attimo prima volevo cercare di tirare forte sul primo palo, non credo sarebbe entrata perché era lì che aspettava, forse si è buttato un millesimo di secondo prima che io appoggiassi il piede a terra, quindi è stato bravissimo lui, devo fare complimenti ancora. Questo tiro di Daniele Verde, Pasqualino, entra anche questo nel calderone degli episodi sfortunati dell'Avellino in questo periodo. Andando a vedere le partite con Ascoli, Benevento e Bari, l'Avellino ha colpito la bellezza di 5 pali, che non sono pochi. 5 pali che equivalgono sicuramente a un'azione d'attacco più prolifera rispetto a quella che criticavamo nel periodo di Toscano. L'Avellino gioca sicuramente più all'attacco, ma penso che questa sia la forza dell'Avellino. L'Avellino deve giocare all'attacco, se indietreggia finisce che anche se si va in vantaggio si perde. Bisogna capire questo, l'Avellino è una squadra che deve giocare all'attacco, si può perdere, ma giocando all'attacco avrà sicuramente più possibilità di portare più punti a casa, a mio avviso, e i risultati lo dicono. Prima di andare in pubblicità, facciamoci per l'ultima volta male, andando a rivedere quella clamorosa trasferta, l'ho fatto lo stesso errore che ho fatto sabato, traversa di Gigi Castaldo, perché balisticamente parlando nel 90% dei casi quella palla è una volta che tocca la traversa intra. Però stiamo dicendo, Avellino sta vivendo anche questo momento sfortunato, andiamola a rivedere questa traversa, perché Pasqualino, quando si fa questo binomio Castaldo-Traversa, ci vengono sempre lacrime agli occhi, e non si può dire che non è così. Quella era un po' più... Sì, era un'altra cosa, però... No.
Io a dire il vero penso che quella di cui parliamo nel passato sia stata ancora più strana la parabola, ecco. Sì, quella fu davvero una cosa incredibile, una cosa che sembra scritta nel destino. Qui la palla purtroppo se batte, penso un millimetro ancora più sotto, poi prende una curvatura che va dentro e poi magari esce, però la linea la supera, è sfortuna questa sicuramente. Daniele, tu e Gigi parlate lo stesso linguaggio tecnico, ma la stessa lingua pure, il napoletano sì. Scherzava prima durante l'intervista. Sì, andiamo molto d'accordo, Gigi, soprattutto sul campo. Perfetto, noi dobbiamo fermarci per la prima pausa pubblicitaria, poi rientreremo naturalmente, dobbiamo prima chiudere la parentesi dedicata alla sconfitta di Bari e apriremo questo lungo viaggio verso la partita attesissima contro la Salernitana di sabato. Pubblicità. Rieccoci in studio con la seconda parte di Contatto Sport, pronti per chiudere la parentesi dedicata alla partita di Bari. Prima però, mini spot. Pochi giorni per rendere magici i prossimi 3 anni. Fino al 6 gennaio, classe A e classe B con 3 anni di RC auto inclusi. Scopri l'offerta. Riprendiamo subito questa seconda parte di Contatto Sport dando voce soprattutto ai nostri tifosi. Lo facciamo innanzitutto attraverso la nostra consueta clip con tutte le telefonate che abbiamo raccolto sabato nel corso di diretta stadio e studio, ma poi la voce dei tifosi si amplierà soprattutto in studio. La voce dei tifosi. Io devo chiedere scusa a Toscano perché mi pensavo che il vero problema era lui, ma dopo quello che ho visto oggi purtroppo è proprio la squadra che non è proprio adatta a questo campionato. Ma che cosa ha fatto? Io non lo so, questa squadra entra in campo timorosa, non è capace di tenere la palla più di un attimo. E quello che ha fatto di brutto pure Novellino è stato che Ammoculo l'ha messo nel 43esimo, ma che l'ha messo a fare? A fare che cosa? Doveva immediatamente giocare il tutto per tutto. Se la società interviene con degli acquisti mirati, il campionato di ritorno può dire tutta un'altra storia. La colpa è della società, perché poi è inutile che si viene a dire il nostro fedelissimo presidente che noi dall'inizio del campionato i tifosi non hanno risposto, c'è poca gente. E anche i più incompetenti hanno detto che la squadra da inizio di campionato, da agosto, la squadra di Avellino è deficitaria. Io vedo in giro troppo pessimismo. Forse la gente non si è resa conto che il materiale questo è alla fine del girone d'andata. Quindi prima di intervenire sul mercato non ci saranno altre modifiche. Dobbiamo essere onesti nell'ammettere che probabilmente siamo la squadra più scarsa di tutto il campionato. Castaldo è l'unico che ha sputato l'anima, un Ardemagni da dimenticare. Centrocampo con D'Angelo e Omengà che non hanno proprio morsicato niente, nessuna caviglia. Castaldo?
che oggi veramente ha disputato una partita maiuscola. Magari ce ne fosse almeno qualche altro che se fosse impegnato come lui, perché gli altri, ho visto qua, gli altri non è che corrono, si impegnano. Se non siamo stati capaci di strappare un pari con un Bari in queste situazioni rimaneggiate, insomma, secondo me siamo arrivati alla frutta. Io volevo mandare un messaggio al direttore sportivo. Deve prendere prima i giocatori, deve far arrivare prima dei giocatori e poi uomini. Io faccio un appello al presidente. Il passato è passato. La Serie A era Serie A, la Serie C era Serie C. Ha fatto tutto di buono, ma non distrugga questa Serie B. Questa è la voce dei tifosi, come ha detto, con le telefonate che abbiamo ricevuto in studio sabato nel corso di Diretta Stadio e Studio, ma questa sera, come ha detto, abbiamo davvero il piacere di avere questo nutrito gruppo di tifosi provenienti da Sperone, l'associazione Gli Amici di Peppone. Poi racconteremo la storia di questa associazione, però andiamo prima sul calcio giocato. Ragazzi, avete la possibilità di fare qualche domanda a Daniele Verde, anche all'avvocato Massaro, a Pasqualino, a noi. Il microfono è vostro, prego. Vabbè, io volevo chiedere, intanto buonasera a tutti. Daniele, ma volevo chiedere come mai l'Avellino prende tutti questi gol nonostante giochi così bene? Cioè, al di fuori della mentalità, secondo te è solo questo il problema? Sì. Una bella domanda, non ti so dire in modo specifico. È vero pure che giochiamo contro squadre di altissima qualità, lo sapete pure voi. I tifosi stanno nel mondo dello sport da più tempo di me e di tanti calciatori, quindi noi è un lavoro, è una passione e mettiamo il cuore, ma voi da fuori credo che avete una marcia in più, quindi sapete bene le squadre che affrontiamo. Sicuramente non siamo da ultima in classifica, ma abbiamo anche giocato con un Benevento che, al di là del derby, è una squadra che sta facendo veramente benissimo. Quindi un pareggio, a parere mio, è bruttissimo, perché non dovevamo pareggiare. Al di là del derby ti parlo, perché abbiamo fatto una partita magnifica, però si è vista una grande squadra dall'altra parte, ed è giusto che hanno pareggiato perché non hanno mai mollato. Un Bari è stato sempre in Serie A, quindi è una squadra che ogni anno punta alla A, e abbiamo giocato una partita veramente stupenda. I gol io credo che dobbiamo migliorare sicuramente, come dici tu, non solo l'atteggiamento mentale, però è pure vero che abbiamo cambiato un allenatore da poco, quindi c'è tanto da lavorare, ma il campionato, ti posso assicurare che il campionato è lungo, non prometto niente, però credo che così i risultati arriveranno, non ti preoccupare. Sicuramente. Leonardo, sicuramente. Ai tifosi, da queste risposte così esaustive, noi invece la stampa subito ci limita. Voi fate domande toccanti proprio. Stiamo scherzando, non ovviamente. Davvero un grande grazie a Daniele Verde, perché tra l'altro è sempre protagonista nei post gara, anche perché segna sempre, fortunatamente. Ragazzi, prego, il microfono è sempre a vostra disposizione. Certo. Allora, buonasera a tutti, vorrei dire una cosa a Verde. Dimmi. Il mister ha dichiarato che riuscirete a salvarvi. Tu sei così convinto? E poi un'altra domanda, scusami. Dimmi. L'emozione che ti fa quando alzi quella maglia e la scritta "Gesù ti amo"? Una bella domanda. È più semplice che la seconda. Esatto, la seconda è più semplice, non lo so. No, io sono molto credente, quindi piano piano ti dico che sto diventando un calciatore di Cristo, come si dice, come li conosci, penso, c'è il vario le grottaglie, i vari giocatori così, e vedo anche i signori lì che sono molto credenti. E io credo che è lui a darmi la forza ad andare avanti in questo lavoro, quindi qualsiasi sia la mia domenica, che può andare bene o male, lo ringrazierò sempre, quindi la maglia la terrò sempre. Questo è il motivo per cui alzo la maglia ogni volta che faccio bene. E la prima domanda, il mister ha questa mentalità, forse l'ha sempre avuta, non credo solo ad Avellino, che è molto convinto di sé, ma gli fa onore, perché anche io sono molto convinto dei miei valori, dei miei mezzi.
Io, da fuori, da tifoso dell'Avellino, ora io che sono, dico sì, è una squadra che si può salvare. Da dentro, da lavoratore, dico sì, ci possiamo salvare ad una condizione, che ci crediamo tutti insieme e continuiamo a fare così, perché non stiamo facendo male. Quindi il campionato non finisce domani, alla lunga i risultati arriveranno. Ragazzi, vogliamo fare un applauso a Daniele per le parole? Grazie. Al di là della fede religiosa, ma la fede calcistica, mi ha colpito molto quando ha detto da tifoso innanzitutto dell'Avellino, certo, e poi da sì, lavoratore. Sì, questo è un qualcosa, Daniele, che non tutti i calciatori No, ma io lo ribadisco nel senso che sul campo, esatto, fuori. Ma perché è un'opportunità che mi ha dato l'Avellino, quindi è come vedo i tifosi che veramente... sono poche piazze, ma io parlo in generale anche di Serie A, in questo momento sto parlando, sono pochissime piazze che hanno un tifo, veramente mi fa venire la pelle d'oca ogni volta che ascolto i tifosi cantare, anche da dentro al campo, dovrei ascoltare solo la partita, ma non riesco perché sono veramente fantastici, non credevo, dico la verità, all'inizio non credevo di trovarli così calorosi, così forti, forse perché non conoscevo la storia dell'Avellino. Ma da quando sono qui mi stanno toccando ogni partita, sia in casa che fuori. Abbiamo ancora qualche domanda? C'è il nostro fedelissimo Roberto. Buonasera a tutti. Ciao. Ma tu ad Avellino come ti senti? Mi sento a casa, io sono a casa, quindi non mi sento di un altro paese, di un'altra... No, io sono di Avellino e sto bene qui per ora. Ragazzi, avete qualche altra curiosità? Sì, prego, prego. Una domanda sulla tua carriera. Dimmi. Ma c'è un rimpianto di non aver fatto il provino con la Juve? Bella domanda. No. La cosa della Juve. Ah. Vabbè, per te sì, a me non mi tocca perché però... Non perché non ho mai assaggiato né il campo né i tifosi né la società, non ho avuto nessun contatto con nessuno, quindi non ti so dire come sarei stato o come ci sarei ora lì. Non ho avuto nessun rimpianto, ti posso dire, perché dove sono andato ho trovato una vera famiglia, ti parlo di Roma, dell'inizio della mia carriera. Quindi non me ne sono pentito. Tipo, ti dicevo il contrario, se avessi trovato una società nei miei confronti non buona. Invece è stato il contrario. Proveremo a parlare della tua carriera più avanti, sicuramente. Poi. Prego, prego, prego. Vedo che alzate le mani, ci fa enormemente piacere. Potete Buonasera a tutti. Vi diamo tutto lo spazio che volete. Daniele, io non ti voglio fare nessuna domanda, una sola cosa ti chiedo, sì. Ti vincerei il derby sabato, perché quella è la partita che conta per ogni tifoso dell'Avellino. Lo so, anche per me, ti dico la verità, è una partita molto importante, però lo sappiamo, andiamo, siamo in 22 in campo, non siamo solo noi, né solo la squadra avversaria. Sarà una battaglia, andremo in tutti i modi, cercheremo di vincerla sicuramente, però sappiamo che di là c'è una grande squadra. Al di là del derby. Ci sono altre domande? Se no, passiamo il microfono un secondo a Stefano, perché sì, volevo far intervenire a Stefano per raccontare questo legame che c'è tra l'associazione, gli amici di Peppone e Daniele Verde, testimoniata da questa foto che fra poco vi manderemo in onda. Eccola qui, la foto che ritrae a Sturno, sì, mi ricordo, sì, sì. Fuori il campo di allenamento. Che noi dovevamo venire una domenica prima, sì, e poi non avete fatto allenamento. Ah, sì. Erano 80 la domenica prima. Poi siamo venuti una 50 l'altro. Tanti, sì, mi ricordo. Era in pieno periodo estivo. Sì, sì, esatto, il ritiro. Stefano, raccontaci un po' di questo legame che c'è tra l'associazione, voi tifosi dell'Avellino e Daniele Verde. L'avete subito inquadrato? Già subito, quello sapevamo che era una promessa. Cioè, la stessa età di questi ragazzi, la stessa età di mio figlio aveva. E lo sapevamo che era un uomo di grande prospettiva. Grazie. E ti auguro una buona carriera. Grazie mille, ti ringrazio veramente. Grazie.
E sei stato così cortese, sei uno dei primi che è venuto a farsi la foto con noi. Ti grazie. Grazie a voi sempre. Posso aggiungere una cosa? Prego, prego, per quelli. Ricordo una scena che non ricordo la rappresentativa contro cui io giocavo, era un amichevole, fece un acquazzone, una cosa terribile quel giorno. Sì, sì. Ricordo Daniele che la prima cosa che fece quando uscì dal campo venne ad applaudire i tifosi che stavano aspettando. Io penso che questi siano gesti che poi legano un po' i tifosi con i calciatori. È uno dei primi che è venuto. Sì, infatti lo notai anch'io e per questo lo sto sottolineando. Però volevo fare una domanda perché hai detto anche una cosa importante. Mi permette voglio di fare una domanda. Hai detto una cosa importante, oltre a giocare, impegnarci, a lavorare, bisogna crederci. Esatto. Credi, vedi attualmente nello spogliatoio qualcuno che non ha capito la gravità, insomma, del penultimo posto in classifica di questa Avellino? No, non credo ci sia qualcuno che si tirerà fuori o magari che non penserà a dare tutto per rialzarci, anche perché ti dico una cosa, più che di squadra, uno intelligente dovrebbe pensare per se stesso, perché se uno volesse andare avanti nella propria vita, in tutto, dico, in qualsiasi lavoro, deve credere prima in se stesso e dare tutto se stesso, poi mettere a disposizione quello che ha alla squadra. Quindi io penso che sia personale questo discorso. Io sono il primo a crederci in tutto e per tutto in quello che faccio, al di là del mio lavoro. Perfetto. Grazie. Perfetto, abbiamo ascoltato la voce dei tifosi di sabato, la voce dei tifosi presenti questa sera nei nostri studi. Andiamo a leggere anche qualche messaggio dei tifosi sul nostro gruppo di Contatto Sport. Adolfo Follo ci scrive: cambio in panchina assai tardivo, dipenderà dalle prossime due gare, ma ci stiamo mettendo le condizioni di dover fare del ritorno il doppio dei punti dell'andata. Ricordo pochissimi casi in merito, servirebbe un miracolo, insomma, ma voi ci credete? Sarebbe inoltre cosa gradita chiedere alla società quale budget è stato stabilito per gennaio per una serie di ragioni e soprattutto a seguito dell'entità dei deferimenti mi chiedo come si faccia a dire che non rischiamo nulla perché non hanno nulla in mano. Di questo parleremo tra pochissimo perché appunto abbiamo l'avvocato Massaro proprio per parlare di questo, quindi lo invitiamo a riscaldare i motori come si suol dire. Francesco Costanza, buonasera e grazie per la trasmissione. Vorrei porre anche a voi due quesiti. Uno, cosa pensate del gol del pareggio del Bari? Due, nelle vostre possibilità fare 6 punti nelle due restanti gare per poi poter sperare la salvezza? Se dovessimo girare sotto i 20 punti penso si possa mettere la parola fine ad ogni speranza. E poi c'è risposta a questo messaggio, speriamo bene. Marco Evangelista, ciao e salve a tutti voi, un forte in bocca al lupo al nostro giocatore più forte e più talentuoso dell'US Avellino, Daniele Verde. Per quanto riguarda la partita che si è persa a Bari, dispiace perché per quello che si è visto i lupi meritavano i 3 punti, ma noi tutti dobbiamo ripartire dalle prestazioni che stanno facendo i ragazzi e ben presto arriverà la vittoria. Caro Daniele Verde, te lo dico dal profondo del cuore, sabato azzannateli e mangiamoci sti calamari, inteso credo, visto che stiamo alla vigilia di Natale, credo si riferisca alla frittura che dobbiamo mangiare. Io sabato ancora una volta non ci sarò perché lavoro, ma con il cuore sono nella Sud. Tanti auguri di buon Natale, naturalmente questi li faremo più avanti, a tutti voi da parte mia, della moglie Giusi e della piccola Elisabetta. Un saluto anche a Mario Evangelista. Roberto Festevole, che si sdoppia sempre, oltre ad essere presente qui fisicamente, ci scrive anche sul nostro gruppo. Buonasera a tutti gli ospiti studio e buonasera a voi, Leonardo e Domenico. Ciao Roberto. Altro risultato negativo, altra batossa da portare sul groppone. Come di consueto, speriamo che la prossima sfida possa essere quella decisiva, quella della svolta, una volta per tutte, anche perché date le voci inerenti alle penalizzazioni, bisognerebbe vincere tutte le partite, ma anche stasera aspettiamo le pagelle di Zappella. E anche stasera usiamo il nostro Roberto per lanciare le pagelle di Domenico Zappella. Vediamo. Frattali 5,5, provvidenziale nel primo tempo, ma nella ripresa ha sulla coscienza entrambi i gol del Bari. Sul primo resta immobile osservando la traiettoria di Fedele, sul secondo stecca l'uscita sul corner nell'area piccola, da rivedere. Gonzales 6, bene in fase di copertura e finalmente si vede anche in proiezione offensiva. Prestazione senza dubbio positiva, stavolta per l'uruguaiano.
Jidai Sei ormai è quella la sua posizione da centrale difensivo. Tiene bene arginando prima Maniero e poi Fedato, incolpevole sui gol. Jim City Sei è di gran lunga un giocatore di altra categoria, da esperienza e copertura al reparto difensivo, annulla anche Maniero. Per rotta 5,5 fa una fatica immane sulla fascia sinistra, anche il baby Scalera lo mette in difficoltà. Non è quello il suo ruolo e Novellino ora dovrà trovare alternative. Verde 6,5, un assist delizioso, sempre incisivo, una costante spina nel fianco per il Bari, piccato solo per quel sinistro nella ripresa che poteva regalare i 3 punti, pedina insostituibile per Novellino. D'Angelo 5,5, il capitano nel primo tempo ringhia su tutti i palloni dimostrando il suo solito carattere, ma nella ripresa cala vistosamente, l'Avellino ne risente. Omeonga 5,5, purtroppo giocando a 2,5 al campo si va costantemente in affanno ed anche il belga accusa il colpo non riuscendo neanche a trovare giocate importanti per la manovra offensiva. Belloni 5 è in una fase di involuzione assoluta, mai pericoloso e mai utile nel dare rifornimenti, esce per infortunio ad inizio ripresa. Castaldo 7,5, è tornato Super Gigi, un gol da opportunista, una traversa pazzesca che grida ancora vendetta, ma soprattutto carattere e personalità da vero leader in una squadra troppo timorosa. Ardemagni 4,5, irritante, stavolta non ci sono alibi per Matteo, è nervoso ma fa innervosire anche i compagni con i suoi atteggiamenti, ha promesso una doppietta nel derby, lo aspettiamo volentieri. Crecco 5,5, farraginoso come sempre, per poco non la commina grossa con un liscio in aria, poco cattivo sotto porta quando di testa ha la possibilità di siglare l'1-2. Camara 6, incide sul match con le sue consuete accelerate, meriterebbe una maglia da titolare o quantomeno più spazio nell'arco dei 90 minuti. Mokulu senza voto, entra 2 minuti dal 90esimo, impossibile giudicarlo. Questi dunque i voti, si salvano se non erro solo Daniele Verde e Gigi Castaldo? No, ci sono... Sopra la sufficienza. Sopra la sufficienza, sì. Sopra la sufficienza, e tra l'altro l'avvocato ha avuto da ridire, giusto? Stranamente, c'è da dirlo perché i nostri telespettatori lo sanno, stranamente Domenico Zappella è stato tacciato di essere stretto di voti. Ultimamente, come, sì. Come si suol dire nell'ambiente scolastico, no? Nei confronti dei professori severi. Anche perché, c'è da dirlo, sul 6,5 a Daniele Verde ha avuto da ridire l'avvocato. Io avrei messo un 7. Assolutamente, però... Avrebbe meritato il 7 pieno... E Daniele è l'unico che ha beneficiato di un 9 quest'anno, quindi... Ah, in precedenti partite. Sì, perché in generale quest'anno sto adottando una politica da docente, come diceva lei, avvocato. Si impegnano, ma possono fare di possono più. Fare Anzi, di più. devono fare necessariamente di più. C'è da dire anche tu, però, Daniele, in generale. C'è da dire anche non ti che... escludiamo. Oltre ad essere l'unico ad aver beneficiato di un 9, è anche l'unico a non aver beneficiato del bonus del mezzo voto in più che Domenico mette ai nostri ospiti in studio. Quindi questo lo devi sapere. Normalmente avresti preso un 7, perché lui mette mezzo voto. Bene così, bravissimo. Dobbiamo fermarci, non per la pubblicità, ma dobbiamo fermarci per fare un doveroso passo indietro, Domenico, rispetto a quello che è successo alla vigilia della partita con il Bari, con la bufera calcio scommesse, e quindi è arrivato il momento più di prima naturalmente dell'avvocato Massaro. Ti lascio la parola per ritornare anche su quello che abbiamo già detto, per chi non ci avesse seguito questa è l'occasione per aprire bene le orecchie e cercare di capire quello che è successo e quello che potrebbe succedere. Domenico. Ecco qui, apriamo ovviamente questa doverosa parentesi, lo abbiamo fatto già nel corso di questo speciale Sport Plus che vi abbiamo dedicato venerdì sera con i collegamenti telefonici all'avvocato Massara e all'avvocato Vannetello che difende il Francesco Millesi. L'avvocato Massaro invece è il legale personale del presidente Walter Taccone, ricordando che il legale invece è dell'US Avellino e Edoardo Chiacchio. Avvocato, abbiamo
già espresso a chiare lettere un po' soprattutto la posizione del presidente Walter Taccone, che è la posizione, diciamo, maggiormente a rischio per un'eventuale sanzione, perché si parla di responsabilità diretta quando riguarda ovviamente il legale rappresentante, il numero uno della, della società, ed è lì che molti tifosi avvertono un senso di preoccupazione soprattutto per il futuro, ma più in generale per tutto questo processo. Abbiamo, ci siamo letti tutto il codice di giustizia sportiva, lei avrà avuto modo soprattutto da venerdì pomeriggio, quando c'è stata la sentenza, ad oggi, di rileggere tutte le carte, perché ovviamente ha ricevuto tutto l'incartamento della Procura federale. Se non vado errato sono 147 pagine. Sì, 150-160 pagine, in cui la Procura federale compendia tutto l'assunto accusatorio, che dovrà ovviamente portare dinanzi al Tribunale federale nazionale di Roma, e in quella sede dovrà sostenere un'ipotesi accusatoria, sottolineo ipotesi accusatoria, e soprattutto, oltre ad essere argomentata, questa ipotesi accusatoria dovrà essere provata. Le partite che vengono prese in esame dalla Procura federale sono le due ormai famose partite di Modena-Avellino e Avellino-Regina. Quindi parliamo di, su un campionato di, mi pare, siete più bravi di me in questo, di una trentina di partite, 42. Di 42 partite, appunto, parliamo di, esclusivamente di due partite, in relazione alle quali facciamo questa premessa, come dice il mio collega, l'ottimo Vannetiello, pare che non ci sia stata alcuna attività che abbia potuto interferire sul risultato finale, sia per quanto riguarda il gol subito col Modena, sia per quanto riguarda i tre gol inferti alla Regina. La Procura federale dice essenzialmente questo, che alcuni giocatori dell'US Avellino nel campionato 2013 e 2014 abbiano posto in essere una serie di condotte preordinate ad alterare i risultati di queste due partite. E sotto questo profilo c'è in gioco la responsabilità cosiddetta oggettiva. Che cos'è la responsabilità oggettiva? Allora, facciamo una premessa di carattere sistematico. Allora, nel nostro ordinamento il principio generale è quello che vuole che un soggetto sia responsabile delle proprie azioni, quando queste azioni siano poste in essere con coscienza e volontà, quindi parliamo di dolo, oppure con una violazione di norme di prudenza, di diligenza o altre norme previste, per esempio, nell'ambito della circolazione stradale, della responsabilità medica. Con la responsabilità oggettiva, invece, si risponde di un fatto a prescindere e dal dolo e dalla colpa. Perché? Perché il legislatore sportivo vuole che le società abbiano un livello di guardia altissimo, dicendogli: care società, sappiate che se uno dei vostri tesserati o uno dei vostri dirigenti pone in essere un atto illecito dal punto di vista disciplinare, ne risponderà anche la squadra, con le sanzioni che ben conosciamo, dalle più gravi alle meno gravi, che poi sono lo storno dei punti in classifica. Il livello sale ancora di più con la responsabilità diretta, quando il legislatore dice al legale rappresentante della società: attenzione, se commetti un illecito sportivo, a risponderne sarà direttamente la squadra, la società calcistica, con l'esclusione dal campionato, la retrocessione o la revoca dell'eventuale titolo, dell'eventuale scudetto vinto. Cioè, anche poi, per l'omessa denuncia di cui è accusato in quest'atto. Nel caso di specie, siccome l'illecito disciplinare contestato al presidente Walter Taccone è la omessa denuncia,
In caso di condanna per omessa denuncia c'è la conseguenziale condanna sia per il presidente, che parliamo di un'ammenda, di una squalifica, sia soprattutto per la squadra che viene retrocessa o esclusa dal campionato. Tra l'altro, avvocato, la cosa che diciamo salta subito agli occhi quando parlavamo, tra l'altro stiamo vedendo, eccolo qui, questo è il provvedimento appunto della Procura federale, della FIGC, in base alla partita Modena-Avellino, c'è appunto questo deferimento di Pisacane, di Arini, di Castaldo e Biancolino come calciatori e di Taccone Walter in qualità di presidente per omessa denuncia. Sì. Però ci sono diciamo due differenze: i calciatori vengono deferiti per responsabilità oggettiva, il presidente Taccone viene deferito invece per responsabilità diretta. Perché? Perché c'è questo fatidico articolo 4, comma 1 e comma 2. Il comma 1 è quello appunto inerente al presidente Walter Taccone, dove si dice le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta anche per singole questioni ai sensi delle norme federali, e il comma 2 che riguarda invece i calciatori: le società rispondono oggettivamente ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'articolo 1 bis comma 5. E questa è la sostanziale differenza anche del deferimento della responsabilità oggettiva e della responsabilità diretta, perché c'è il legale rappresentante, ovvero il presidente Walter Taccone, sì, che c'è, allora, la responsabilità diretta. Allora, l'illecito sportivo, in questo caso l'omessa denuncia, che cos'è l'omessa denuncia? Il legislatore sportivo impone ad ogni soggetto che gravita all'interno di una società di calcio di denunciare immediatamente, senza esitazione alcuna, alla Procura federale qualsiasi notizia che abbia, direttamente o indirettamente, di atti diretti a alterare il risultato di una o più partite. Allora, l'illecito è lo stesso per Taccone, per Biancolino, per Castaldo e gli altri che tu, Domenico, hai nominato, con la sola differenza che la condanna dell'eventuale legale rappresentante determina una responsabilità diretta della società. La condanna di eventuali altri giocatori a cui viene contestato il medesimo illecito disciplinare determina la condanna per responsabilità oggettiva della squadra. E quindi anche su questo punto abbiamo fatto chiarezza. Però lei ci diceva venerdì, forse qualche nostro telespettatore non avrà seguito il nostro speciale Sport Plus, lo rifacciamo questa sera. Praticamente l'omessa denuncia per quanto riguarda il suo assistito, ovvero il presidente Walter Taccone, è in merito a delle presunte dichiarazioni, e quindi in questo caso lei ci parlava eventualmente di millantato credito da parte di un giocatore coinvolto, ovvero Luca Pini, un ex calciatore della Primavera dell'Avellino, non ha mai vestito la maglia della prima squadra. Praticamente quindi c'è la figura del presidente Walter Taccone inserita in questo processo sportivo, non in quello penale, proprio per queste dichiarazioni, per questo interrogatorio reso successivamente dal signor Luca Pini. Esatto. Nell'ambito del procedimento disciplinare, il procuratore federale dottor Pecoraro pone a fondamento della propria tesi dichiarazioni di circa 20 soggetti coinvolti a vario titolo nell'ambito e del procedimento penale e del procedimento disciplinare. Ebbene, su 20 persone ascoltate, su tutta una serie di intercettazioni telefoniche e di acquisizioni di tabulati telefonici, non vi è alcun riferimento ad un'eventuale responsabilità del presidente per omessa denuncia, se non un inciso, un breve inciso, nell'ambito delle dichiarazioni rese da questo
Luca Pini nell'interrogatorio del 25 agosto 2016 reso alla direzione distrettuale antimafia. Ora, per... Quindi dopo il procedimento che c'era stato in sede penale? Nell'ambito del procedimento penale, perché Pini per ben due volte si è avvalso della facoltà di non rispondere dinanzi ai sostituti procuratori della direzione distrettuale antimafia di Napoli e si è avvalso della facoltà di non rispondere anche dinanzi alla Procura federale. Poi improvvisamente, colpito sulla via di Damasco, cambia avvocato, cambia strategia e il 25 agosto 2016 si presenta ai magistrati inquirenti partenopei e dichiara di voler rendere delle interrogazioni, anzi di essere sottoposto ad interrogatorio. Ma in sede penale hanno cambiato diverse strategie o no? Non solo Pini, mi sembra, non vado errato, anche Izzo, è vero? Anche Izzo, sì, perfettamente, vedo che sei a conoscenza del... è studiato a casa, quindi un 7 te lo meriti in maniera diciamo obiettiva. Quindi diciamo lui improvvisamente cambia, queste vabbè sono valutazioni che lasciamo da parte, cambia orientamento, cambia strategia professionale, strategia difensiva e comincia a rendere una serie di dichiarazioni, parla di Millesi, parla dei fatti che ben conoscete. A un certo punto dice: io poi ho saputo da Millesi che Arini, avendo rigettato la proposta, l'offerta avanzata da Millesi, abbia riferito tutto dopo la partita Modena-Avellino, non prima, dopo la partita Modena-Avellino a Taccone, e quindi Taccone, Arini e Millesi non hanno denunciato quanto, soprattutto Taccone e Arini naturalmente, non hanno denunciato i tentativi che li vedevano coinvolti direttamente in prima persona di alterare il risultato della partita Modena-Avellino. A fronte di questa dichiarazione, e adesso entriamo in un aspetto molto tecnico della vicenda, allora, delle due l'una: o Pini viene considerato sic et simpliciter come un testimone e quindi come un soggetto che in relazione a questa dichiarazione assume il ruolo di testimone, e in questo caso la testimonianza di Pini, per essere valutata e supportare una sentenza di condanna da parte del Tribunale Federale Nazionale, necessita della conferma e di Millesi e soprattutto di Arini, e entrambi sono stati ascoltati dalla Procura federale e hanno negato assolutamente i fatti, o meglio mi pare che domande su questo punto non ne sono proprio state fatte. Se invece consideriamo, e il discorso non cambia molto, Pini come allo Stato è indagato in un procedimento penale e quindi come un soggetto che è portatore di un interesse, perché ha tutto l'interesse ovviamente di difendersi e di trovare credito nei confronti di chi riceve le sue dichiarazioni, allora il codice di procedura penale dice che quelle valutazioni devono essere valutate in maniera approfondita, in maniera critica, unitamente ad altri elementi di prova che confermino l'attendibilità e del dichiarante, quindi di Pini, e delle stesse dichiarazioni. Attendibilità soggettiva ed oggettiva. Ma in questo procedimento altri elementi di prova non esistono. Tra l'altro, avvocato, mi conferma che in tutto questo caos... diciamo, sia il Tribunale di Napoli, che quindi è competente per quanto riguarda il processo penale, che il Tribunale Federale Nazionale, che è competente per quanto riguarda la FIGC, hanno ascoltato davvero
tutta la squadra dell'Avellino di quella, di quella stagione. Del resto ci sono 7 calciatori implicati, diciamo dei feriti, diciamo, almeno, almeno questo, ma non è stato mai ascoltato né dal Tribunale di Napoli né dal Tribunale Federale Nazionale il Presidente Taccone. Infatti il Presidente non è stato mai convocato, né tantomeno da un punto di vista di una nostra strategia difensiva abbiamo ritenuto necessario fargli rendere dichiarazioni. Tra l'altro io, dopo la conclusione dell'indagine, ho depositato una memoria alla Procura Federale Nazionale in cui ho spiegato queste cose che stavo, di cui stavo parlando in precedenza, mettendo in risalto anche tutta una serie di contraddizioni in cui è caduto il Pini nel raccontare, diciamo, la sua visione della vicenda, se possiamo dire questo. Sono stati ascoltati parecchi giocatori dell'Avellino, è stato ascoltato lo stesso allenatore dell'Avellino, Rastelli, più volte. È stato ascoltato anche due procuratori di determinati giocatori. Mancava solo che è stato ascoltato, possiamo dirlo, anche il capitano attuale dell'Avellino, Angelo D'Angelo, sì, infatti. Mancava solo che venisse ascoltato il magazziniere dell'US Avellino. Allora, io sono curioso in primis di sapere in merito a questa faccenda calcio scommesse l'opinione dei tifosi, naturalmente con l'avvocato Massaro, naturalmente se hanno qualche curiosità, se vogliono sapere qualcosa in più l'avvocato è qui per rispondere anche naturalmente alle preoccupazioni dei tifosi, però naturalmente anche Pasqualino se ha qualche domanda da rivolgere all'avvocato, però prima andiamo ad ascoltare anche quelle che sono state le dichiarazioni del legale di Ciccio Millesi, l'avvocato Vannetiello, perché anche lui dice cose molto interessanti, ascoltiamo. Io sono profondamente convinto che le partite non sono truccate e quindi abbiamo prodotto i filmati, abbiamo anche esaminato con attenzione le dichiarazioni rese da tutti i calciatori che sono stati escusi. Non sono stati individuati i calciatori del Modena o della Regina che si sarebbero prestati ad alterare le partite, quindi vedremo il Tribunale che cosa giudicherà. Ma la partita non è affatto chiusa. Ci sono senza dubbio delle dichiarazioni di un ex camorrista che poi è divenuto pentito, però occorre verificare se ci sono responsabilità di Millesi e dell'Avellino, perché non è detto che il collaboratore di giustizia ha detto la verità. Poi si tratta di verificare se alcune persone con il camorrista accusato hanno millantato o meno. Il dato di fatto, quello che dovrebbe essere il punto centrale di verifica, è se le partite sono state truccate, in che modo sono state truccate e chi avrebbe partecipato alla combine. Per truccare una partita ci vuole un accordo con qualcuno della squadra avversaria, è questo che occorre individuare, ma finora non è venuto fuori. Non sono riusciti a individuare né la Procura Federale né la Direzione Distrettuale Antimafia quali sarebbero le azioni delle partite di calcio che sarebbero sospette. Non sono riuscito a individuare neppure il momento nel quale la partita ha dimostrato di essere combinata. Quello che penso sin dall'inizio e che penso tuttora, di cui sono profondamente convinto, è che le partite non sono state combinate. Non a caso, nonostante gli sforzi della Direzione Distrettuale Antimafia e della Procura Federale Sportiva, non sono stati individuati i calciatori delle squadre avversarie che si sarebbero prestati ad alterare il risultato. Ma poi, scusi, ma se la partita veramente è combinata, non si scommettono 400.000 euro per vincerne 60.000, come è accaduto in una delle due partite? Le dichiarazioni dell'avvocato Dario Vannetiello, come detto legale, di Francesco Millesi, le commenteremo insieme all'avvocato Massaro, insieme ai nostri tifosi, dopo la pausa pubblicitaria.
like an old school party, call an old school party, no stop. So DJ, drop my favorite joint and let me rock the mic. Now throw your hands high in the air, everybody say, oh yeah, yeah. Rieccoci in studio con la terza parte di Contatto Sport. Prima di continuare, per poi chiudere la questione calcio scommesse, mini spot. Pochi giorni per rendere magici i prossimi tre anni. Fino al 6 gennaio, classe A e classe B con tre anni di RC Auto inclusi. Scopri l'offerta. E commentiamo appunto con l'avvocato Massaro le dichiarazioni dell'avvocato Vannetello che abbiamo ascoltato nella precedente parte. Collega Vannetiello difende Francesco Millesi sia nel procedimento penale che in quello disciplinare, in quello sportivo. E, giustamente lui parte da un assunto, che è quello a cui facevo riferimento in precedenza, che è difficile dimostrare l'alterazione dei risultati delle due partite in questione. E per esempio sulla, mi viene in mente la contestazione a Peccarisi, in relazione al quale la Procura federale ritiene che Peccarisi abbia aderito alle offerte di denaro con una prestazione mediocre in relazione alla partita Modena-Avellino. Io questo ricordo tutt'altro. E infatti Peccarisi, quando è stato ascoltato sia dalla DDA che dalla Procura federale, ha detto: guardate, io sull'azione del gol ero in fase di marcatura dell'uomo che mi era stato assegnato, che è l'attaccante del Modena Granoce. E in quella stessa partita ho fatto anche dei salvataggi sulla linea di porta. Quindi contestare l'adesione al disegno criminoso nei confronti di Peccarisi mi pare anche abbastanza utopistico. E poi ci sono tutta una serie di considerazioni naturalmente che attengono al merito delle due partite. Ecco, tra l'altro io chiedo l'aiuto anche dei nostri tifosi, perché i nostri tifosi dell'associazione Gli Amici di Peppone, lo ricordiamo, ci giungono da Sperone in particolare. C'è qualcosa che riguarda il Vallo Lauro Baianese che emergerebbe dalle carte, avvocato? Sì. Ed è un episodio abbastanza curioso, perché tra le testimonianze nell'interrogatorio di Pini emergerebbe che in quell'anno l'Avellino si allenava a Baiano. Io chiedo l'aiuto anche dei nostri... No, quella stagione non... Quella stagione non si è mai allenato l'Avellino né a Baiano né a Mugnano. Io dobbiamo tornare indietro con il tempo per andare a rievocare gli allenamenti dell'Avellino nel Vallo Lauro Baianese. È così, ragazzi? Con Zeman, bravissimo. Bravissimo. Però io voglio capire le vostre preoccupazioni in merito a questa faccenda del calcio scommesse. Quella, penso, la domanda che tutti si fanno è: quando è che poi si saprà realmente, cioè quando è che si avrà la sentenza finale? Riusciremo a dormire tranquilli? Perché penso che qui nessuno dubiti dell'Avellino, parliamoci già. Quando è che dormiremo tranquilli? Allora, i tempi, io l'unico tempo su cui posso fare una previsione è quello che prevede il codice, che ci dice che dall'atto di deferimento che è avvenuto venerdì il Tribunale Federale Nazionale deve pronunciare la sentenza entro 90 giorni, quindi entro il 14 marzo 2017, quindi entro quella data dovremo avere la sentenza di primo grado. Poi dormire tranquilli,
io ritengo che se dorme tranquillo il presidente Taccone, dobbiate dormire tranquilli tutti quanti. Poi io vorrei dire un'altra cosa. Vai, vai tranquillo, vai. Sì, si sente, okay. Si sente. Avvicinalo però, ok, perfetto. Okay. Oltre al fatto della società Avellino, anche i calciatori come Daniele Verde, che non è tra i calciatori indagati e nient'altro, cosa va incontro se in tal caso l'Avellino verrà penalizzata l'esclusione dal campionato? Cioè, cosa rischia l'Avellino? Cosa rischia cosa lui? Dove va a finire questo giocatore? Cioè, come tanti altri. Sta facendo un esempio, vabbè, tutta la squadra stiamo andando molto, molto. L'ho chiesto a lei, allora, forse anche. Allora, io ho detto prima, l'accusa dovrà dimostrare, dovrà provare i fatti che vengono contestati. Laddove questi fatti siano ritenuti esistenti dal tribunale, allora ci sarà una condanna, e la condanna per responsabilità diretta, lo abbiamo detto più volte, è la retrocessione o l'esclusione dal campionato, oppure in caso di responsabilità oggettiva anche è prevista anche una di queste sanzioni, ma ve ne è anche un'altra, che è, come dicevo prima, la decurtazione, la sottrazione dei punti dalla classifica, laddove vi è una diciamo una maggiore libertà di movimento da parte del tribunale, che tanto può togliere un punto, tanto ne può togliere 3, 4, 5, questo poi è a discrezione del tribunale. Però voglio dire, le accuse vanno dimostrate, vanno argomentate, vanno provate, ci deve essere poi un tribunale che valuta le argomentazioni dell'accusa e quelle della difesa, e poi emette la sentenza. Altre curiosità dal pubblico? No, vabbè, hanno fatto le domande giuste, naturalmente, le giuste preoccupazioni che abbiamo posto anche noi nel corso del nostro speciale. Pasqualino, volevi... Sì, ne approfitto della presenza dell'avvocato per chiarire alcune cose, perché personalmente l'avvocato sembra tranquillissimo, come è giusto che sia, penso, qualsiasi avvocato. Anche la società è tranquillissima, però magari nell'ambiente c'è un po' di timore, perché un deferimento diretto non credo siano cose da niente. Lei ha appena affermato che si monta tutto su delle dichiarazioni dirette di un accusato, quindi tecnicamente non ci sono prove, ma perché allora un deferimento diretto? Se non ci sono prove, ci sono solo accuse di una persona, e quindi che fa poi rientrare anche tra gli accusati Biancolino, che ad esempio non era stato preso in considerazione proprio inizialmente. Questa insomma è una prima domanda che a me preoccupa, e invece la seconda riguarda un po', lei ha detto che sono state depositate delle memorie da parte del presidente Taccone, perché fare questa mossa se poi effettivamente non c'era ancora niente di definitivo, niente di, cioè non c'era un colpevole, non c'era né un colpevole né un accusato, ecco. Allora, prima domanda, la giustizia sportiva non è molto diversa dalla giustizia penale. Quanti processi si avviano sulla base di un atto di imputazione, un atto di accusa, e poi sfociano in una sentenza di assoluzione? La cronaca giudiziaria locale e nazionale è piena di questi casi, persone che vengono considerate pubblicamente colpevoli, che vengono condannate dai giornali o dalla pubblica opinione, poi vengono assolti in giudizio. Sì, però mi basavo sul fatto che lei ha detto che praticamente solo uno degli accusati diretti fa il nome di Taccone, di Biancolino, di Castaldo che sia, e lei ha smontato in 3 minuti una pratica che praticamente non potrebbe reggere se fosse solo uno l'accusato, e non ci sono prove. Ecco. Esatto, è solo quello. E però c'è un deferimento diretto. E c'è un deferimento diretto perché questa è una scelta discrezionale della Procura federale che ritiene, aderendo ad una propria ipotesi accusatoria, che l'illecito disciplinare ci sia, e quindi chiede al tribunale
ovviamente da parte sua la condanna per questo illecito. Ma ripeto, possiamo dire però, avvocato, che tra l'altro è anche un qualcosa di tecnico, perché dicevamo appunto prima, facevamo la differenza di questo famoso articolo 4,1 e 2. Mettiamo caso, per assurdo, fosse stato incriminato un qualsiasi altro dirigente per omessa denuncia, il direttore generale, il direttore sportivo, il magazziniere o chi che sia, non era più responsabilità diretta ma era responsabilità oggettiva. Perfetto, esatto. E quindi possiamo dire che in un certo senso andrebbe riformato anche il codice di giustizia sportiva, ma questo poi è un caso. Il carico, in questo caso il carico accusatorio sarebbe stato più leggero. Quindi è solo perché il legale rappresentante. Esatto, sì. Questo è, come ho spiegato prima, la differenza tra responsabilità diretta e responsabilità oggettiva. Poi, per quanto riguarda la scelta della memoria, certo, non possiamo lasciare spazio ad una procura federale che conclude le indagini e ritiene che ci sia un fatto che sia rilevante dal punto di vista disciplinare e non fare alcunché, visto che il codice di giustizia sportiva ci consente o l'audizione dell'incolpato o la presentazione di una memoria, abbiamo optato per la memoria, perché nella memoria abbiamo argomentato un po' tutte le discrasie enucleabili dalle dichiarazioni del Pini. Perfetto, capito. L'altra cosa che tecnicamente, sono un giornalista, di certo non sono, riguarda l'accusa che praticamente tre giocatori accusati direttamente nella partita che riguarda quella con la Regina, mentre con il Modena sembra di più allargarsi la questione con diversi giocatori in più. C'è differenza fra le due partite, ecco, sulle dichiarazioni poi di chi accusa. Allora, sulle due partite diciamo innanzitutto che i due soggetti principalmente coinvolti in entrambe le partite, che sono Millesi e Dizzo, mi pare che non abbiano giocato in entrambe le partite. E poi questo, quindi mi pare già strano che due giocatori che rimangono in panchina Millesi e fuori dalla squadra Izzo per un risentimento muscolare abbiano poi il potere di con la incidere. Regina Millesi non era neanche ad esatto, infatti con la Regina neanche in panchina era Millesi, esatto, e quindi mi chiedo come abbiano potuto influire sul risultato della mia domanda era proprio questa, influire tramite gli altri giocatori che sono stati poi deferiti anche indirettamente, ecco. Ma si influisce nel corso di un se questo dico allora Pini forse se voi ho qualche minuto per riportare due minuti allora il Pini dice tutta una serie di considerazioni che hanno dell'assurdo, addirittura dice che nel corso della partita lui riusciva a inviare degli SMS a Millesi. Ma voglio dire, i cellulari rimangono, questo ce lo può dire Daniele Verde, penso che i cellulari non abbiano ingresso nello stadio né tantomeno negli spogliatori, quindi come si fa a comunicare con gli SMS con un giocatore che addirittura sta in panchina? Si dice poi addirittura che per quanto riguarda la partita Regina Avellino, questo transito di denaro dal clan della Vinella Grassi a Millesi, qualcuno dice che serviva per allettare i giocatori dell'Avellino, qualcun altro dice invece che servivano per allettare i giocatori della Regina. Quindi non si capisce alla fine l'offerta per alterare il risultato a chi sia stata fatta, se ai giocatori dell'Avellino o ai giocatori della Regina. Quando poi era una partita in cui il risultato era scontatissimo, voglio dire, non ci voleva. Mio figlio che ha 16 anni parecchie volte indovina i risultati, perché basta ragionare, la Regina aggiungo aveva... Tra l'altro, se non vado errato, io non sono esperto di scommesse, però se non vado errato quella partita fu tolta proprio dai palinsesti, esatto, dei fu,
fu proprio perché non aveva senso, era una squadra che era retrocessa e lo dico... che giocava con 6-7 sordienti. Sì, ma il timore che le mie domande erano in riferimento a questo, sembra tutto così scontato e lei ha smontato in pochi minuti quello anche tecnicamente che c'era da smontare, poi però la procura fa un atto che pesa su una squadra, su una società, su una persona che in questo caso è presente. Allora questa, come dissi già, venerdì, la leggerezza della procura... Come dissi già venerdì, questa è una domanda che andrebbe fatta al dottor Pecoraro e chiedergli: caro dottor Pecoraro, lei come mai di fronte a determinate situazioni, perché poi è chiaro che per altre forse diciamo il discorso è diverso, però per quanto riguarda la posizione dell'omessa denuncia del presidente Taccone, come mai ha ritenuto di dover esercitare l'azione disciplinare, nonostante le però tutto è soggettivo, ognuno ha la sua visione, poi per questo c'è un tribunale che in posizione di terzietà e di imparzialità rispetto alla Procura federale e all'avvocato Massaro dirà se ha ragione l'uno o ha ragione l'altro. Certo. Perfetto, abbiamo, spero, chiarito ancora una volta tutto quello che c'era da dire e da chiarire su questa bufera calcio scommesse, se ne riparlerà più avanti. Ora guardiamo al presente, all'imminente futuro dell'Avellino che si chiama Salernitana, guardiamo anche al presente, chiedendo scusa naturalmente a Daniele Verde che l'abbiamo giustamente estromesso da questo discorso. Ora ti faccio riprendere un po' leggendoti qualche messaggio dei nostri tifosi. Sul nostro numero WhatsApp ci è arrivato il messaggio di Edoardo che scrive: sono un ragazzo di 16 anni che segue Daniele Verde dai suoi primi anni nella primavera a Roma. Per lui mi sono fatto accompagnare ovunque, da Frosinone a Pescara, fino a vederlo nel suo primo gol in nazionale all'Under 19. Ed ora vederlo nella mia squadra del cuore mi riempie di gioie e di lacrime che mi regala questo ragazzo che viene da una realtà umile e che in campo gioca un calcio spettacolare. Salutiamo Edoardo. Grazie, un saluto fortissimo Edoardo, ti ringrazio tantissimo, veramente. Naturalmente, ti ha seguito ovunque. Poi leggiamo anche sul nostro gruppo di Contatto Sport, Francesco Rosa: ciao e buona serata a tutti voi in studio. Dopo aver saltato l'appuntamento lunedì scorso con mister Novellino, al quale avrei voluto porgere i miei complimenti nonostante i risultati non eccezionali, mi ritrovo a scrivervi. Innanzitutto saluto Daniele Verde facendogli i miei più cari auguri per la sua carriera e soprattutto complimentandomi con lui per aver inanellato una serie di prestazioni clamorose. Oltre a questo aggiungo che ho avuto il piacere in questi primi mesi in biancoverde di apprezzare il suo magico sinistro, il suo estro, la sua esplosività e il suo cristallino talento, ma se mi è concesso vorrei anche dargli un consiglio da tifoso e da amante del calcio. Dopo aver saltato 5 o 6 avversari a suon di dribbling, passa il pallone in profondità più spesso perché hai una qualità straordinaria e puoi dettare l'ultimo passaggio in modo da mettere i tuoi compagni in condizione di segnare. Poi, se vuoi metterla sotto l'incrocio, come contro il Benevento, fai pure. Un saluto e ancora complimenti a te e a voi per la splendida trasmissione. Asfaltiamo la Salernitana. Daniele. Grazie, grazie veramente. Prenderò questo consiglio, lo approfondirò perché mi incuriosisce tanto, dai. Salterò più uomini e la metterò più spesso. Però anche aggiunto, se poi la vuoi mettere ci va bene. Poi Carmine Campanella: buonasera a tutti, la squadra per uscire da questa crisi di risultati ha bisogno del sostegno di noi tifosi e sabato lo stadio deve essere strapieno, ad Aessa e a Bolgia, e bisogna incitarli ad ogni tiro e passaggio. Il mio appello a tutti i tifosi è quello di fare il biglietto al di là del prezzo, perché l'amore per il lupo non ha prezzo, sa da regne, e come dice l'inno ufficiale, forza lupi, tanti auguri e buon Natale. Ecco qui, il nostro Carmine ha allegato anche la foto con il biglietto. Mario Evangelista: buonasera a tutti presenti in studio, specialmente al grande Daniele Verde, un calciatore molto motivato e tecnicamente forte, è il calciatore che ci serviva. Colgo l'occasione per farvi i migliori auguri per il Santo Natale e un caloroso saluto a mio figlio Marco, e li salutiamo entrambi. Un bacio, sì. Poi leggiamo ancora qualche altro messaggio. Buonasera, mi auguro che queste accuse siano
una classica bolla di sapone. Tornando al derby, speriamo di prendere i tre punti e poi chiedo un bel regalo alla società di rinforzare la truppa. Ce lo auguriamo tutti. Buonasera, sono Michele da Ginevra e sarò al Partenio sabato per sostenere il Lupo. Volevo solo dire una cosa: è possibile che ci sono tifosi che adesso cominciano già a criticare Novellino? Con Toscano abbiamo vinto qualche partita con squadre dello stesso nostro livello, anzi anche più scarse, facendo un tiro in porta e avendo tanta fortuna. Con Novellino giochiamo, tiriamo in porta, creiamo azioni, insomma stiamo giocando. Abbiamo perso con l'Ascoli meritatamente ed erano 5 giorni che il mister era ad Avellino. L'Ascoli ha pareggiato con il Benevento, terzo in classifica. Abbiamo pareggiato con il Benevento e meritavamo la vittoria. A Bari, squadra costruita per altre categorie, non meritavamo certo di perdere. Esatto. E nel Bari poi non mancavano tanti titolari come ci aveva fatto credere il buon Colantuono. Insomma, basta polemiche, incitiamo questi ragazzi e tutti allo stadio. Un grazie e un bravo a voi che ci date la possibilità di seguire il Lupo con Contatto Sport. Poi, questo tifoso... ho scritto di proposito in questo file, che naturalmente sono tutti, chiedo un attimo di togliere perché c'è il numero di telefono, il tempo che lo tolgo, grazie, perché come ben sai Domenico la privacy è sempre importante, giusto? Assolutamente, assolutamente sì. Ecco qui, questo tifoso ci ha scritto, ho lasciato di proposito anche la data e l'orario, perché il 13 dicembre, quindi martedì, forse guardando la replica della nostra trasmissione, ci scrive: il presidente è sempre più affarista, aumenta i prezzi delle partite clou del campionato approfittando della buona fede di noi tifosi. Leggete i messaggi, anche quelli che non approvano le scelte della dirigenza, se rispettate i tifosi telespettatori. Ce l'hai mandato di martedì, non te lo potevo leggere naturalmente di martedì, noi leggiamo sempre tutti i messaggi, abbiamo letto anche il tuo, scusami se l'hai mandato di martedì, te lo leggo con qualche giorno di ritardo, però l'abbiamo letto. Di questo naturalmente parleremo più avanti, anche perché con questo messaggio lanciamo anche la pubblicità per poi entrare nell'ultima parte in cui parleremo della Salernitana e parleremo ancora in modo più approfondito di Daniele Verde. Buonasera, per cortesia dite al presidente che prende esempio alla Scandone, che per riempire lo stadio non serve aumentare il prezzo dei biglietti. Aspetto la partita con lentella a quanto la mette. Anche perché, vi ricordo sempre di firmarvi quando si scrivete su WhatsApp, anche perché naturalmente questa è un po' la polemica che è partita già la scorsa settimana per i prezzi dei biglietti per questa attesissima partita contro la Salernitana. Ci arrivano un sacco di messaggi. Aggiorniamo anche il dato, sono sì. 4.000 ad oggi i biglietti venduti per il derby di sabato al Partenio Lombardi, quindi diciamo ci sono ancora circa 5.500 biglietti a disposizione più o meno. Perfetto, con questo appunto che abbiamo preso e di cui parleremo nell'ultima parte di Contatto Sport, ci salutiamo, rimanete con noi perché è arrivato il momento di parlare del derby con la Salernitana e l'intervista fotografica con Daniele Verde, dopo la pubblicità. Thank you.
Bene, queste erano le immagini dell'ultimo derby di un anno fa, con il gol di Marcello Trotta che ci ha regalato l'ultima gioia prima poi di salutarci. Volevo subito chiedere a Daniele Verde: hai visto anche le immagini di quella curva? Quindi già si entra ancora di più in clima derby per farti capire cosa ti aspetta. Hai già visto qualcosa contro il Benevento? Sappi che contro la Salernitana sarà... Non ho dubbi. Già immagino cosa ci sarà allo stadio. Tra l'altro, Daniele, lo sai bene che chi segna nel derby resterà nella storia. Resterà per sempre nella storia, al di là poi di quello che sarà il tuo cammino, il tuo futuro con la maglia bianco-verde. Ti dico solo che noi abbiamo ancora nella mente il gol di Gaetano Calvaresi, che poi non è che abbia avuto queste fortune calcistiche con altre squadre. Bene, per noi Gaetano Calvaresi è sempre stato un idolo, così come lo è stato Marcello Trotta lo scorso gennaio. Sì, ma infatti spero tanto di credo e spero di aver lasciato già qualche segno a questa splendida città, e al di là di questo spero di firmarla proprio magari e concludere con un bel gol al derby, magari. Anche perché il primo già l'hai fatto col Benevento. Esatto, quindi sono veramente fiero di aver segnato già il primo derby. Matteo Ardemani ha già promesso una doppietta, però l'ha promesso a Leonardo. Io non faccio promesse, spero con tutto il cuore che si avvera quello che ha detto. Avvocato. Magari. Spero che la promessa di Matteo Ardemagni non si realizzi in un'altra vita, però. Giocherà, è quello che chiedono i nostri telespettatori, lo chiediamo a Pasqualino. Se giocherà Ardemagni non lo so, però magari se Matteo ha promesso due gol, Verde può fare due assist e salti. Ci accontentiamo anche di due assist di Daniele Verde. Giocherà o non giocherà Matteo Ardemagni? Andiamo a vedere quelle che potrebbero essere le scelte da una parte e dall'altra, perché in casa salernitana ci sono due assenze molto importanti, una in difesa e una soprattutto in attacco, dove per squalifica non ci sarà il difensore Bernardini e soprattutto l'attaccante Massimo Coda. Queste dovrebbero essere le possibili scelte del neo tecnico Alberto Bollini. Abbiamo schierato l'ex, che fino allo scorso anno era l'ex più atteso, quest'anno naturalmente sarà come uno degli altri, già lo era lo scorso anno, quest'anno ancora di più a distanza di un anno. Antonio Zito schierato nel tridente in attacco, con lo spostamento di Alfredo Donnarumma al centro al posto di Coda e con Alessandro Rosina dall'altra parte. In difesa manca per squalifica Bernardini, torna invece dalla squalifica Tuia, che quindi prende il posto al centro insieme a Schiavi, con Perico e Vitale ai lati. In questa formazione ci sono ben tre ex biancoverdi, uno tra i pali che è Terracciano, uno in attacco che è Zito, uno anche a centrocampo che è Francesco Della Rocca, quindi tre ex biancoverdi nella formazione della Salernitana. Andiamo a vedere quello che ci interessa più da vicino, quelle invece che potrebbero essere le scelte di Novellino per questo attesissimo derby, scelte che non dovrebbero cambiare più di tanto rispetto a quello che abbiamo visto contro il Bari. Con la riproposizione di Perrotta c'è Gongolino al mio fianco che gongola, cioè gongola per dire no. Allora rimettiamo, Emanuele, rimettila un attimo così Domenico ci spiega perché fanno con la testa. Perché quali sono secondo, i cambi? Secondo me Perrotta non giocherà in quella posizione. Potrebbe esserci la riconferma di Jim City e Gidai al centro, e quindi l'esclusione a questo punto di Perrotta. Io a sinistra, ti sono estremamente sincero, vedo Asma. Vedo Asma dal primo minuto contro la Salernitana, e poi secondo me potrebbe esserci qualche dubbio
su Belloni, però staremo a vedere soprattutto quale sarà l'andamento di questa settimana. Tra l'altro diamo anche qualche ulteriore dettaglio ai nostri telespettatori, perché sarà una settimana di allenamenti a porte chiuse, e fatta eccezione di mercoledì alle ore 15 ci sarà l'amichevole tra l'Avellino e l'Agropoli, un'amichevole che ci vedrà come sempre come media partner Prima TV e Telenostra irradiare integralmente questa partita amichevole prima del derby in prima serata mercoledì, dopo la trasmissione di Leonardo D'Avenia, servizio a domicilio. Quindi restate sempre sintonizzati sulle nostre frequenze anche per scoprire quelle che potrebbero essere le scelte in vista del derby. Pasqualino, forse pure tu sì, su Perrotta. Sì, dubbi sono di certo sulla catena di sinistra, perché Belloni è uscito anche da un infortunio, non sta benissimo fisicamente, non fa più quello che faceva all'inizio della stagione, ha dato delle certezze all'inizio stagione che adesso sembrano un po' mancare. Forse con Asma può produrre qualcosa in più sulla sinistra, quindi è quella penso la fascia che potrà avere qualche cambio nella formazione iniziale. Magari ci può dire qualche cosa Daniele Svelare, sì. No, ma più che altro noi non dà certezze il mister, quindi è già una bella cosa questa, e ci fa sudare la casacca fino al magari due giorni prima, quindi siamo tutti sul pezzo e la formazione la vedremo insieme. Perfetto. Abbiamo visto anche la Salernitana, no vai. No, dicevo, con la Salernitana forse, cioè ci potrebbe essere l'insidia Joao Silva, l'altro biancoverde. Sono diverse carte che potrebbe giocarsi Bollini. Riproponiamo un attimo la formazione della Salernitana, perché potrebbe anche giocare Joao Silva in attacco al posto di Zito, con lo spostamento poi preferisce far giocare Donnarumma. Esattamente, potrebbe anche esserci addirittura l'arretramento di Zito a centrocampo con Improta lì in avanti. Daniele Verde, abbiamo visto la Salernitana arriva con due assenze importanti, però si potrebbe dire anche il Bari aveva delle assenze. Naturalmente, come hai detto già dall'inizio trasmissione, questa partita va al di là di qualsiasi logica tattica, tecnica. Si entra in campo, come ha detto anche Novellino in conferenza stampa pre-Bari, con la giusta cazzimma, perché questi tifosi che vediamo al dietro le telecamere non vogliono essere delusi. Sì, assolutamente, ma siamo i primi a non voler essere delusi, quindi come possiamo deludere i nostri tifosi? Sicuramente è una partita molto toccante, quindi la cosa penso giusta e migliore che sta accadendo in questo momento è che il mister ci sta trasmettendo molta serenità, ed è una cosa giusta. E l'osservazione che faccio io invece è non guardare l'avversario, a me conta poco chi c'ho di fronte o la formazione, io giocherò sempre per dare il massimo, quindi se l'avversario mi batterà gli darò la mano a fine partita, se dovrà essere il contrario... Va bene, anche un altro... perché tra l'altro la sensazione, Leonardo, lo chiedo anche a Daniele, non so se avete già studiato i Granata, però la sensazione che ho, al di là degli interpreti, al di là di se giocherà Zito, giocherà Joa Silva, però resta un 4-3-3 abbastanza offensivo, ma resta soprattutto una Salernitana che gioca a viso aperto. Sì, assolutamente, assolutamente, non è che andremo ad affrontare una squadra di basso livello, quindi come noi dobbiamo stare attenti a loro dovranno stare attenti a noi, perché non siamo assolutamente inferiori, quindi ci andremo a giocare questa partita che vinca il migliore, come si dice. Un tifoso che ci segue da Londra scrive: Babbo Verde, regalaci i tre punti, forza Lupi, forza Avellino, sempre. Naturalmente siamo sempre, ricordiamo, partita alla vigilia di Natale. Con Babbo Verde è venuto in mente il nostro Ottavio Giordano, di recente nei suoi giri nella nostra provincia irpina si è imbattuto in un barbalupo. Prima la partita con la Salernitana è molto importante, scopriamo perché. Devo farmi la barba, entriamo nel salone, vediamo un po' il barbiere che dice. Tra l'altro è uno degli ultimi barbieri originali.
Senta, sono un tifoso della Salernitana, uno sfegatato ultra granata, ci può fare la barba? No, no, me ne dispiace. Come? Scusi, non sono un cliente comunale. No. Ah, bisogna avere il tesserino di tifoso dell'Avellino. Dell'Avellino, ah, adesso è del tifoso. Ah, e del Napoli invece? Manca i coni, pure uno. Quindi solo tifosi dell'Avellino, ma il signore è tifoso dell'Avellino quindi? Sì, sì, sì. Ah, quindi perciò le sta facendo la barba? Gratis pure. Gratis? Solo lupi. Quindi, e com'è la barba dei lupi? Chiedo scusa. È una barba particolare. Bianca è... È ulula. Io con barba verde. Ah, lei è tutto verde. Tutto verde. Tutto forza lupi. Sempre. Quindi lei fa la barba al cavalluccio, la sanità? Cioè, se dovrebbe fare la barba alla al cavalluccio marino, me lo auguro con tutto cuore. Mamma mia, chissà cosa dicono i tifosi della Salernitana. E quindi, attenzione, perché, scusami, c'è un colore granata, anzi addirittura quasi... Come? Aspetto la vittoria Pappiccio. Ah, la vittoria dell'Avellino. Quanto, per quanto vincerà l'Avellino, la Salernitana? Ma io quando... io mi auguro 2-0. 2-0? Chi segna? Ardemagni e... E D'Angelo. Barba gratis e capelli e shampoo per tutti, ovviamente. Lei è... Almeno la vigilia di Natale è ottima. Speriamo di farci un buon Natale. Un attimo solo, sta entrando un cliente. Lei di quale squadra è tifoso? Perché... mi dispiace, sono tifoso della Juventus. Però tifo anche per l'Avellino. Ah, ma per farsi normalmente. La barba. Ma mai per il Napoli, mai. Ma per farsi la barba, lei ha detto che è tifoso dell'Avellino. Perché c'è il maestro che lui esibisce l'Avellino. Lo so, ma ha detto che fa la barba solo ai tifosi dell'Avellino. Non è vero, non è vero. Ah, vabbè, cioè, quindi è una provocazione, insomma. Ecco, intanto vediamo all'opera uno degli ultimi maestri della barba, tra l'altro braccialetto bianco-verde. Lei si fida, sì, del lupo barbiere qua? Sì, sì, mi fido molto. Ogni tanto trema? No, io non tremo mai, non ho mai tremato in vita mia. No, ma dico sotto la sua lama. Sotto la lama? No, Non ho paura. Questo mi fa piacere. Poi tra lupi vi intendete, insomma. Esatto. Riesce a dire forza lupi con la lama sulla fetta? Forza lupi! No, dico il signore. Forza lupi! Facciamo un grande applauso a Barba Lupo per queste tradizioni che devono restare anche soprattutto nei negozi di bottega, e facciamo soprattutto un grande applauso al nostro collega davvero unico ed inimitabile quale Ottavio Giordano, davvero bandiera di Telenostra, l'altra nostra televisione del gruppo editoriale D'Agostino. Ricordiamo la trasmissione di successo di Ottavio Giordano, Lotto Volante e non solo. Grazie mille al nostro Ottavio. È arrivato un momento molto importante, naturalmente, per chi ci segue ogni settimana, quello dell'intervista fotografica con l'ospite che abbiamo in esclusiva questa sera, è Daniele Verde. Daniele, ti sottoporremo 5 fotografie che ripercorrono un po' la tua vita, la tua carriera, naturalmente. Partiamo con la prima, che non abbiamo messo molto di rado queste foto. Naturalmente, e ti dico direttamente che cosa è molto difficile. Questa è una strada del Rione dove sei nato. Quindi... Rione Traiano. Non ho capito dove. Ti dico la verità. È una strada. Per far capire. Esattamente. Okay, Rione Traiano, dove sei nato. Ok. Quindi. Arrivano i suggerimenti dai. La parte di dietro, va bene. Ho preso una strada a caso. Strada qualsiasi. Per parlarci appunto della tua infanzia, di come sei cresciuto in questo quartiere di Napoli, della tua famiglia e tutto il resto. Sì, un po' come crescono vari giocatori di strada, come possiamo chiamarli. È veramente un onore arrivare fin qui, perché guardando quell'immagine e tornando indietro
C'è molta, molta fatica, è davvero molto duro arrivare a certi livelli e superare certi ostacoli, perché non è facile il nostro contesto, io parlo così, è un po' la pelle d'oca, perché da bambino avevi tutta un'altra aspettativa, magari è tipo un po' come le favelas, voglio fare questa, certo, questo paragone perché ci somiglia molto dalle parti nostre. E siamo cresciuti veramente senza scarpe, giocando solo a calcio, quindi vedere un sogno realizzarsi è, penso che sia la cosa più bella del mondo. Daniele, correggimi se sbaglio, proprio a proposito del Rione Traiano, dove sei cresciuto, della tua famiglia, la famiglia Verde è una famiglia pallonara, perché se non vado errato anche tuo fratello ha mosso dei passi importanti nel calcio, era arrivato fino a vestire la maglia dell'Inter. Sì, 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 come mi raccontano, perché ancora non conoscevano la mia esistenza, quindi sì, credo 18-19 anni ho smesso, stavo per smettere, non lo so perché, perché prima la mia famiglia viveva a Milano, quindi so che il suo allenatore era Giacinto Facchetti, quindi un grande. Non so ancora oggi il motivo per cui lui ha smesso, ma ne sono a conoscenza di questa cosa. Non sono andato a fondo con mio fratello perché non parliamo molto di questa cosa, perché lui gli gira un po' avendo smesso a quell'età. E invece mamma Patrizia... sì, lei è molto, sì, è molto tifosa lei. E quindi a Napoli abbiamo il Rione Traiano che fa il tifo per l'Avellino. Per l'Avellino, esatto. Daniele Verde ha fatto il nome di Giacinto Facchetti, che è uno dei grandi del calcio italiano. Nella prossima foto andiamo a vedere un'altra bandiera del calcio italiano, ma è una persona, un personaggio che per Daniele Verde è molto importante. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di Bruno Conti. Sì. Lui è il numero uno in assoluto. È stato mio secondo papà, è stato lui a farmi crescere, e devo dire anche grazie a lui che sono qui oggi. Non lo vedo né come mister né come dirigente. Veramente è stato un grandissimo papà per me e lo ringrazierò per tutta la vita. A Torino invece c'era la neve, com'è? Dovevo fare un provino, mi ricordo ancora, dovevo saltare 3 giorni di scuola, io la odiavo la scuola, quindi ero contento di andare a Torino, ma più che altro di lasciare la scuola per 3 giorni. E dopo seppi che c'era la neve e lì non volevo andare a Roma perché dovevo saltare un giorno, perché Roma è vicino, quindi ero un po' scontento, però appena messo il piede dentro Trigoria vedevo un altro mondo e da lì ho dimenticato tutto. Ma tra l'altro è stato direttamente Bruno Conti, sì, a esatto, venirti a prendere, esatto, perché esatto. Se non vado errato, tra le tante leggende che si narrano c'è anche quella che è stato praticamente licenziato, diciamo accantonato l'osservatore della Roma in Campania perché non aveva fatto il tuo nome. È quello che ho sentito anche io, però la verità non la conosco. Ah, questo è un fatto, è una leggenda, un dato di fatto, esatto. Probabilmente sarà vero. Parlando di Roma, parlando di bandiere, parlando di icone nel mondo del calcio, andiamo a vedere la terza foto. Arriva, eccola qui, io non voglio aggiungere altro, faccio parlare direttamente Daniele Verde. È emozionante, un po' emozionante perché, ritorno al discorso di prima, giocando nel Rione Traiano e con tutti i miei compagni, guardando lui dalla TV, dopo tanti anni, vedere me accanto a lui, non lo so, posso solo fare tanti poster e parlare con i miei figli in futuro di con chi ho giocato e che persona è stata nel mondo del calcio e in generale, perché al di là del calciatore stesso è una persona fantastica.
Parlando di Roma, c'è stato, non abbiamo messo la foto, ma c'è stato, ci sono stati due allenatori in prima squadra che hanno creduto molto in te, facendoti esordire. Rudy. Solo no, lui? C'è la foto. Due chi? Montella? Sì, esatto. E Vincenzo è il maestro, credo, è un allenatore stupendo, lo conosciamo tutti, ha fatto una carriera straordinaria e gliela auguro per tutta la vita. E devo ringraziare anche a Rudy che mi ha dato questa possibilità di mettermi in mostra, e poi stava a me ovviamente mostrare le mie qualità. Mi ricordo ancora una frase che non dimenticherò mai di Rudy Garcia, che dopo Palermo, il mio esordio, il 17 gennaio 2015, venne da me, lì non avevo fatto una grandissima partita, perché non mi aspettavo a 18 anni di esordire magari. E io nell'intervista dissi che ero un po', magari avevo giocato con il timore, con la paura, perché ovviamente è la prima partita in Serie A. E lui venne da me il giorno dopo e disse: se continui ad avere questo timore, io non ti farò giocare più a calcio. O entri in campo con la serenità e fai vedere quello che hai, o con me non giochi più. E da lì ho cominciato a giocare come lui mi ha avuto il Cagliari, sì. Esatto, e devo a lui anche questo. Andiamo avanti con la prossima foto. Chiedo a Daniele se il suo sogno è aggiornare questa foto. Vediamola. Daniele Verde con la maglia della nazionale, tu hai fatto le trapile con l'under 19, sì. Under 20, 20 e under 21. La vogliamo aggiornare questa foto? È il sogno di tutti, credo. Sì, il mio obiettivo, il mio sogno più grande è arrivare in nazionale A con tutti quei campioni, ma bisogna passare sempre da varie tappe, quindi mi auguro che un giorno sarò di nuovo lì anche con le categorie minori, ovviamente, per arrivare a quella maggiore e dare tutto me stesso, ovviamente, per questa maglia, che è una maglia importantissima. Ti aspetto una chiamata da Di Biagio? Ma lo spero tanto e non mollerò finché non mi chiamerà. Come mai non è arrivata finora? Te lo sei chiesto? No, sì, sicuramente, ma mi sono dato anche tante risposte. Cioè che ovviamente non ero in gran forma fisica, non davo tutto me stesso in campo, non ero lucido al 100%, quindi tutte queste incomprensioni hanno fatto sì che non sono stato più chiamato dalla nazionale, ma mi sto rimettendo e spero che il mister vedrà queste cose. Andiamo con l'ultima foto, che in realtà è uno screenshot di un messaggio di Daniele Verde sul suo profilo Instagram, che ha fatto subito capire di che pasta è fatto Daniele Verde, di questo legame con la piazza di Avellino. Ora non si legge, lo rileggo io. Una città che merita tanto. Mi siete entrati nel cuore, siete fantastici, non ci lasciate mai, che scaleremo insieme questa montagna. Forza Avellino, fino alla fine, Gesù, ti amo. Sì, sì, come ho detto prima, è una città che veramente mi è entrata in fondo al cuore, lo ripeto, perché a me piace tanto il calore dei tifosi. Questa cosa l'ho vista solo in pochissime piazze, ripeto, anche parlando della Serie A. Quindi il calore del pubblico per me viene prima di tutto, viene prima il loro calore e poi io che metto piede in campo. Quindi se sto giocando così è anche grazie a loro, perché mi danno una spinta in più, quindi non dimenticherò mai questa piazza al di là di tutto. Grazie mille, un applauso, volevate far partire un applauso. Grazie. È stato...
è stato spontaneo da parte dei nostri tifosi. Tra l'altro io ne approfitto anche perché ormai siamo in chiusura, davvero tardissimo, proprio a proposito dei tifosi, per raccontare anche questa storia. Chiedo quindi l'aiuto sia di Stefano, del Gennaro, che anche del presidente dell'associazione Amici di Peppone, Antonio Casale. Parliamo appunto di un'associazione che è nata lo scorso 6 giugno, dopo purtroppo la prematura scomparsa di Giuseppe De Gennaro a soli 21 anni, lo scorso 10 febbraio 2016, in un incidente stradale avvenuto a Nola il 29 gennaio. Di qui l'iniziativa fortemente voluta dal papà Stefano, che è con noi questa sera, e soprattutto da questi splendidi ragazzi che sono qui. Stefano. È nata proprio per non dimenticare, che se n'è andata all'improvviso. Capiamo l'emozione da parte di Stefano. Ci pensa allora Antonio, il presidente dell'associazione. Alessio. Sì, vabbè, diciamo che innanzitutto la nostra associazione è nata per ricordare il nostro caro amico Giuseppe, che, come avete detto già voi, se n'è andato molto prematuramente. E in più nasce anche per non dimenticare tutte le vittime della strada, che soprattutto negli ultimi anni, soprattutto tra i giovanissimi, stanno aumentando tantissimo, diciamo. Bello di questa associazione che abbiamo creato, oltre ad essere tutti insieme, ci occupiamo anche un po' del sociale, soprattutto in un periodo sotto Natale cercheremo, con un piccolo gesto, di rendere un Natale felice a qualche famiglia, diciamo, di cui ne ha veramente bisogno. Raccontiamo appunto delle varie iniziative che avete fatto in questi mesi e delle iniziative che avete in cantiere. Tra l'altro vediamo appunto in onda le immagini tratte. Sì, qua era sempre a Sturno, dove abbiamo dal gruppo Amici di Peppone, quindi rivolgiamo anche un invito, sì, a tutti i tifosi dell'Avellino ad iscriversi al gruppo. Entrate numerosi al nostro gruppo, gli Amici di Peppone. Beh, non so sinceramente che dire, alla fine questo è, diciamo, noi viviamo nel suo ricordo e con la speranza che nessuna vittima della strada venga dimenticata, sperando che piano piano questo fenomeno vada a finire, diciamo. Vi facciamo noi un applauso questa volta. C'è qualche altro, ragazzi, qualche altro di voi che vuole ricordare Giuseppe o... L'abbiamo ricordato con questo applauso, dai, ne facciamo un altro, rompiamo soprattutto l'emozione, vogliamo chiudere rigorosamente con un sorriso, ed è per questo che io invito Stefano ad alzarsi. Perché? Perché c'è una sorpresa che ha riservato l'US Avellino all'associazione Gli Amici di Peppone, da parte soprattutto del nostro testimone questa sera, ovvero Daniele Verde. Ed eccola qui la maglia dell'US Avellino. Associazione degli amici di Peppone. Grazie mille a Stefano, a tutti i ragazzi di Sperone, e ovviamente sapete benissimo, Prima TV e le nostre sono aperte a qualsiasi tipo di iniziativa che vorrete intraprendere, siamo sempre a vostra completa disposizione. Grazie mille, ne approfittiamo anche per salutarvi definitivamente. Forza lupi, tutti al partenio sabato. Siamo in conclusione, naturalmente vi ricordo che invece per vincere la maglietta dell'US Avellino regalata dallo store ufficiale dei Lupi, potete farlo, partecipate al concorso Sinergia, inviateci le vostre foto sul numero WhatsApp 392-2993-263 o postatele direttamente sul nostro gruppo di Contatto Sport. Chi prende più mi piace vince la maglietta. C'è anche l'altro concorso, quello indovina il risultato. Naturalmente per questa settimana, indovinando il risultato di Avellino Salernitana, poi ci rivediamo tra un mese per la prossima gara interna dei Lupi, cioè quella del 28 di gennaio contro la Virtus Entella, quindi fate il vostro pronostico
per Avellino Salernitana, in palio due biglietti in tribuna Sinergia per Avellino Virtus Entella. Prima dei saluti andiamo a fare il sorteggio per coloro che hanno pronosticato e indovinato il 2-1 del Bari contro l'Avellino. Sono 5 che hanno indovinato questo risultato. Daniele, prego, a te l'onere e l'onore, uno alla volta. Ecco qui, primo nome. Paolo Pizzullo. Facciamolo vedere alla sì. telecamera. Eccolo qui. Perfetto, stai segnando? Ok, grazie. L'altro? Sì. Simone Sellitto. Simone Sellitto. Perfetto, grazie. A quindi affrettatevi a mandare naturalmente i vostri nominativi, la partita è vicinissima, quindi abbiamo ricordato tutti i concorsi, dobbiamo solo chiudere prima che scatti addirittura il nuovo giorno. A proposito del nuovo giorno, vi ricordiamo che Contatto Sport tornerà con il nuovo anno, lunedì prossimo saremo fermi alla festività di Santo Stefano, ma non si ferma assolutamente l'informazione e le trasmissioni sportive di Prima TV, al di là dei telegiornali, di tutti gli approfondimenti sportivi. Ovviamente il grande appuntamento è per sabato pomeriggio con il pre e il post gara di Avellino Salernitana. Ci scambieremo gli auguri e speriamo che siano davvero degli auguri di un sereno e felice Natale direttamente sabato pomeriggio. Noi però ne approfittiamo ovviamente per fare gli auguri di un sereno e felice Natale ai nostri ospiti che sono intervenuti in studio questa sera. Grazie mille al collega Pasqualino Magliaro, grazie mille Pasqualino. Grazie a voi, grazie a voi. Per applauso anche dei nostri tifosi, un grazie davvero all'avvocato Innocenzo Massaro, buon lavoro avvocato. Sarà fondamentale anche il suo lavoro, il suo contributo fuori dal terreno di gioco. Posso dire che vado via con un interrogativo inevaso che mi balena in testa da quando è iniziata la trasmissione. Assolutamente. Sapere da Daniele Verde dove ha acquistato questi pantaloni che indossa. Che se si possono inquadrare, perché mi sembrano pantaloni da meditazione zen, quindi potrebbe... Non possiamo fare pubblicità, appena si spengono le telecamere glielo facciamo dire. Grazie mille, avvocato. Grazie a voi. E un grazie particolare, naturalmente, va, lo ripeto ancora una grazie volta, al capocannoniere dei Lupi, Daniele Verdi. Grazie. Grazie. Tra poco cadeva la scenografia, le luci, all'applauso su Daniele Verde. Ringraziamo quindi anche i nostri operatori di presa, Andrea Chiuminto, Francesco Rinaldi, Emanuele Angheloni in regia. Per quest'anno è tutto con Contatto Sport, però come abbiamo detto le produzioni sportive non mancheranno da qui alla fine del 2016, quindi è inutile salutarci o fare la solita lacrimuccia o quant'altro con i buoni auspici per il 2017. Abbiamo salutato anche la nostra tribuna Sienergia. È davvero tutto per questa sera, come sempre forza Lupi, forza Avellino. Yeah. Like an old school party, call it old school party, don't stop. So DJ, drop my favorite joint. And
and let me rock the mic. Now throw your hands high in the air. Everybody say, oh yeah. Get down. Pochi giorni per rendere magici i prossimi tre anni. Fino al 6 gennaio, classe A e classe B con tre anni di RC Auto inclusi. Scopri l'offerta. Concessionaria ufficiale di vendita DAG Auto Mercedes-Benz. Via Primo Maggio 33 Manu Calzati. Uscita autostradale Avellino Est.